Buon pomeriggio a tutti, Smart Games 2.1. Oggi il nostro programma prevede le gare di bocce, disciplina sportiva tanto amata e praticata nel nostro paese. La specialità che vi andremo a vedere oggi è la gara di coppia studiata e riproposta in formato smart dal nostro staff tecnico nazionale che da qui a poco andrò a presentare. Assisteremo alle prove dei nostri atleti che non vedono l'ora di rivedersi nello schermo e scoprire i punteggi totalizzati. E quindi, senza perdere altro tempo, faccio partire la sigla. Via! Allora, abbiamo con noi in diretta Moreno Gualtieri, coordinatore tecnico nazionale della disciplina bocce Special Olympics Italia. Benvenuto Moreno, è un piacere averti qui. Ciao Alfonso, buongiorno a tutti, ciao a tutti. Andiamo a presentare anche Marco Zuliani, tecnico nazionale Special Olympics per la disciplina bocce. Buongiorno Alfonso e buongiorno a tutti, finalmente ci rivediamo. Facciamo entrare anche Sonia Friso, il nostro tecnico nazionale GMS. Che ci ciao Alfonso. Nella procedura di verbalizzazione dei punteggi, sarai tu Sonia che assegnerai i punteggi e quindi manderai a premiazione i nostri atleti. Benvenuta Sonia. Grazie, buongiorno a tutti. E allora tra poco entrerà e ci raggiungerà anche Nicola Bettinelli, che come vediamo nel backstage lo facciamo subito entrare, sempre il nostro tecnico nazionale. E allora Moreno, facciamo vedere subito a tutti quali sono state le nostre prove pensate per questi Smart Games 2.1. Allora ringrazio in anticipo la regia di Dario Angelucci che è presente in tutte queste dirette con noi e facciamo partire subito il video tutorial. Benvenuti al video tutorial delle prove di bocce Smart Games 2.1. Ricordati che al fine di partecipare agli Smart Games si potrà scegliere un solo sport e una sola prova per sport. Il responsabile del team potrà completare la procedura di iscrizione direttamente dalla piattaforma SISOI con le credenziali ricevute in sede di accreditamento. Successivamente potrai allenarti nella prova e potrai inviare il video finale secondo le specifiche riportate nella circolare ed in questo video. Ciao a tutti, benvenuti a questo video tutorial per gli Smart Games 2021 Special Olympics Italia. Sono Moreno Gualtieri, coordinatore tecnico nazionale della disciplina bocce Special Olympics Italia. Vi presento il gioco che abbiamo preparato per questi Smart Games 2021. Il gioco si svolgerà a coppie. Un atleta farà la giocata di accosto, e cioè avvicinare la boccia al pallino. In questo caso abbiamo creato un bersaglio e il secondo atleta della coppia dovrà fare la bocciata, colpire un bersaglio posto a una determinata distanza. Iniziamo dalla giocata del accosto. Per questa giocata abbiamo bisogno di procurarci un lenzuolo, un classico lenzuolo di un letto singolo. Le misure dovranno essere 2 metri di larghezza, 1 metro e 40, 1 metro e 50 di altezza. Ma vediamo un esempio che vi ho preparato. Questo, come vedete, è un lenzuolo 2 metri per 1,50 m. Dobbiamo tracciare 3 cerchi concentrici di 3 misure diverse. Il primo cerchio, vedete,
1,40 m, il secondo cerchio 90 cm, il terzo cerchio più piccolo sarà di 40 cm. Come abbiamo fatto a tracciare questo cerchio? Ho creato un compasso, ho usato una squadretta, una righetta, ho messo un punteruolo da una parte e i pennarelli li posso spostare su questa righetta in base alla misura che devo fare. Mettendomi al centro, in un colpo solo, io ho creato due linee rotonde perfettamente concentrate. Ok? Come vedete, ogni spazio avrà il suo punteggio. Lo spazio centrale, 10 punti. Il secondo spazio, 5 punti. Il terzo spazio, 3 punti. Lo spazio bianco esterno, ma sempre sul lenzuolo, un punto. Questa è la preparazione del gioco della costa. Una volta preparato il gioco, andremo a posizionare la punta a una distanza di 10 punti da questo punto. 10 punti dall'altro. Passiamo ora al gioco della bocciata. Il secondo atleta dovrà colpire un bersaglio posto anche questo a 10 metri dalla linea di lancio. Come costruiamo questo bersaglio? Io ho preso o un foglio di cartone, semplicissimo, 50 cm, ho fatto un foro centrale e due fori laterali a una distanza di 20 cm dal foro centrale. Possiamo utilizzare anche un pezzo di plastica, come vedete. Posizioneremo questo bersaglio a 10 metri dalla linea di lancio. Le bocce verranno posizionate su questi fori che abbiamo costruito. L'atleta ha a disposizione 4 bocce per colpire questo bersaglio. La boccia centrale, se colpita da sola e si sposta solo lei, 10 punti. Se invece si sposta la boccia centrale ma insieme a un'altra boccia o insieme a tutte e due le bocce esterne, 5 punti. Se invece viene colpita solo la boccia esterna, una delle due bocce esterne, il risultato di questo tiro sarà 3 punti. Anche qui l'atleta, posizionato a 10 metri, tirerà le sue 4 bocce. La somma dei 4 tiri darà il suo punteggio. Al termine di queste due prove, la prova dell'accosto e la prova della bocciata si uniranno per formare un unico punteggio.
Mi raccomando, il video non deve superare un minuto. In bocca al lupo, atleti Special Olympics Italia, e buon Smart Games 2021. Ciao. E allora, Moreno ci ha abituato sempre, anche nella precedente edizione dei Smart Games, a delle idee un po' geniali nelle bocce, no? E credo che lo sono state anche queste prove qui. Ricordiamo a tutti che seppur vedremo i nostri atleti gareggiare uno contro l'altro, quindi divisi, Moreno, per divisioni, per divisioning, perché abbiamo cercato di ricreare proprio le situazioni delle corsie delle bocce, dei campi da bocce, per noi vanno considerati un'unica grande divisione. Premieremo tutti gli atleti con la medaglia di... Moreno, dimmelo tu, che medaglia diamo a tutti gli atleti? Partecipazione a tutti, e quello che conta è proprio aver partecipato in questo evento. E allora, prima di andare a commentare queste prove, abbiamo, Moreno, ricevuto dei messaggi. E allora, abbiamo qui i saluti di Marco Luraghi, della Caccialanza di Milano, MPF, un campione, e quindi io vorrei farti sentire il videomessaggio. Ciao a tutti, sono Marco Luraghi, un saluto agli atleti della Special Olympics Italia che partecipano agli Smart Game 2.1, in bocca al lupo. Moreno, allora Marco Luraghi. Avete visto, questo è un atleta di bocce, è un giocatore della Raffa, è un giocatore di altissimo livello. Tra l'altro non so se avete notato, dietro di lui c'era scritto... MP Fitri Caccialanza, campione d'Italia 2017-2019. Beh, da domenica dobbiamo aggiungere 2021, perché proprio domenica la MP Fitri Caccialanza con Luraghi Marco capitano è diventata anche campione d'Italia a squadre proprio nel 2021. Quindi stiamo parlando di un atleta di altissimo livello. Voglio dirvi giusto così velocemente che cosa ha vinto nella sua carriera. Oltre a questo titolo italiano di domenica, ha vinto altri 5 titoli italiani, un titolo europeo, ma bensì per 2 volte campione mondiale. È un funambolo delle bocce, è un giocoliere delle bocce. La sua specialità è proprio la bocciata. E allora, grazie Moreno per il tuo commento. Intanto dico, se avete degli apparecchi accesi, quindi state seguendo su più cose, vi prego spegnete mentre siete in diretta, altrimenti sentiremo l'audio in fondo. Allora, abbiamo anche, attenzione, un altro contributo, è Gianluca Formicone, VIP Predaro Bergamo, un altro campione. Gianluca Formicone, campione del mondo della Raffa. Gioco per la VIP Predaro di Bergamo e volevo cogliere l'occasione per fare un saluto agli atleti della Special Olympics Italia e augurare loro, fare un grandissimo saluto a loro per Smart Games 2.0. Mi raccomando, Forza Italia, ciao ragazzi, un abbraccio. Bene.
È anche lui è un altro grandissimo campione del gioco delle bocce nella specialità raffa. Gianluca Formicone gioca nella VIP Credaro di Bergamo e nel 2019 è diventato campione del mondo individuale nella specialità raffa. Anche lui, vi elenco così velocemente che cosa ha vinto. Ha vinto 9 titoli italiani, 8 titoli europei, 8 titoli mondiali a squadre e anche l'ultimo individuale, un gioco del Mediterraneo e 2 War Games, un altro grandissimo campione. A livello nazionale ha vinto più di 300 gare di alto livello. Pensate un po' a che tipo di atleta stiamo parlando. E allora, grazie comunque sia a Marco Lura, sia a Gianluca Formicone per questo saluto che ha mandato i nostri atleti, perché veramente sono stati disponibilissimi e gentilissimi a mandarci questi video. Grazie. Bene, bene, bene. Allora, prima di entrare nel vivo delle nostre gare, Moreno, la disciplina sportiva delle bocce è da sempre stata tanto praticata nel nostro paese ed in particolare dai nostri atleti con il programma Unified Sport. Stiamo facendo un ottimo lavoro, che ne pensi su questo? Unified sì. Sport bocce. Sì, sì, assolutamente. Ricordo quando siamo partiti nel lontano, ormai a me sembra ieri, però ormai sono passati un po' di anni. Siamo partiti, ricordo, ad Arezzo nel 2013. Dove abbiamo inserito un unificato particolare, una cosa che nella disciplina della Special Olympics non esiste, cioè il gioco a terna, dove senza sconvolgere le coppie abbiamo inserito l'atleta partner che giocava insieme a delle coppie già formate da tempo, che giocavano da tempo nella nostra disciplina delle bocce Special Olympics, e lì è stato un successone, lì abbiamo capito quanto era possibile anche nelle bocce fare l'unificato. E adesso strada facendo, ormai sono anni che lo pratichiamo a livello nazionale dal 2013 e abbiamo partecipato anche agli ultimi 2 mondiali, sia a Los Angeles sia ad Abu Dhabi, con le nostre coppie unificate e anche la squadra unificata che prevede la quadretta, che è 2 coppie atleti special, 2 coppie e 2 atleti partner. Quindi ormai siamo sulla giusta strada, ecco. Poi ti coinvolgo per i giochi mondiali sicuramente nel corso della diretta, perché ho una piccola chicca, una piccola sorpresa anche per tutti voi, ma in particolar modo per te. Allora, io entrerei subito nel vivo della giornata e oggi vedremo le gare di coppia, arriveremo alla divisione numero 35. Allora, passo alla presentazione della divisione M01. Le coppie in gioco sono della Sorrisi che nuotano e da Beta con gli atleti Maria Chiara De Angelis e Corrado Ricci e la Sesamo Ro 2, gli atleti Cristina Castelletti e Antonio Mattagliati. Via con la divisione. Siamo Cristina Castelletti e sono a Sesamo 2021. Anche per quest'anno abbiamo la fortuna di essere rappresentati da voi. Girasoli della Lopede e i prossimi Smart Games. Forza ragazzi, vincete per tutti noi, forza! Forza Atleti Special Olympics, tutto il tifo è per voi. Giocate, gareggiate e soprattutto divertitevi. In bocca al lupo! Forza ragazzi, ce la fate! Solita! E anche guarda il campione! Orizzonte! Chi siamo noi? I più forti! 3 punti! Ciao!
Allora, Moreno, cosa grandissimi, vedi? Bellissimo. Allora, io già c'ho un po' di cose, perché qua si vedono, si vede già proprio quello che abbiamo proposto, come è stato sviluppato dai nostri team e dai nostri atleti. Cioè, vediamo, per esempio, la Sesamorò. La Sesamorò sono dei veterani nelle bocce, giocano ormai da tantissimi anni. Avete visto che giocano su un impianto proprio della Raffa, perché c'ha le sponde. La Raffa si gioca su impianti dove c'è il sintetico e ci sono le sponde laterali. E voglio fare un plauso però a questo team, che per quanto mi riguarda nelle bocce io non ho mai visto, che è il team Sorrisi che nuotano Eta Beta, che invece ha costruito proprio dei campi da boccia all'aperto, ed era quello che noi abbiamo spinto a fare. Cioè, si può giocare a boccia ovunque, all'aperto, sull'erba, e loro hanno messo questi bellissimi tappeti verdi. Tra l'altro, aggiungo, hanno utilizzato delle bocce non consuete per noi della Special Olympics, hanno usato le bocce della Petanca, che l'ho visto subito durante il video, sono delle bocce in metallo leggermente più piccole. La Petanca è una specialità diversa rispetto a quella che giochiamo noi, si gioca particolarmente in Francia, in Italia si gioca nel Piemonte, in Val d'Aosta, in Liguria e anche in altre regioni, ma un pochettino meno. Però sono stati bravissimi, hanno costruito un campo bellissimo, complimenti davvero. Bene. Marco, hai da aggiungere qualcosa? O sì, sì. Ci tenevamo anche, prima di lasciare al podio e a Sonia, ricordare anche i singoli punteggi degli atleti. E nello specifico per il team Sorrisi che nuotano Eta Beta 1, i 19 punti sono stati fatti. 6 punti nella disciplina della costa dall'atleta De Angelis, mentre gli altri 13 punti sono stati totalizzati dall'atleta Ricci alla bocciata. Mentre per il team Sesamorò 2, Maltagliati ha totalizzato 8 punti nella bocciata, mentre l'atleta Castelletti 15 punti alla costa. Bene. E credo che sia il momento di Sonia, che deve riaprire l'audio. Riapri l'audio. Eccoci qui. Allora, per l'SD Sorrisi che nuotano Eta Beta, un totale di coppia di 19 punti e la Sesamorò 2 23 punti. Ho inserito in GMS, possiamo dare il via alla cerimonia di premiazione. E allora, via con la cerimonia di premiazione. Allora, premiazione della divisione M1, le coppie della Sorrisi che nuotano Eta Beta e Sesamorò. Gli atleti: Maria Chiara De Angelis, Corrado Ricci e Cristina Castelletti, Antonio Maltagliati. E allora, intanto salutiamo Nicola Bettinelli che ci ha raggiunto qui in studio da noi. Non so se lo vedo fermo sullo schermo in posizione molto statica, lo vedo proprio fermo, fisso così, però dai, ciao Nicola, se ci ascolti qui, poi quando ripristinerà il collegamento magari ti saluteremo con noi in diretta. E allora passiamo alla divisione M02, in gara le coppie del Circolo Ricciardi e della Sesamorò, quindi Alessandro Lo Iodice, Francesco Arduino e Federico Principe, Alessandro Balduini. Ciao. Dico Principe e Cesaro. Team Ricciardi, Francesco Arduino a posto. Settimo Torinese augurano a tutti buon divertimento e tanta forza, giochi nazionali 2021. Anche per questo.
quest'anno abbiamo la fortuna di essere rappresentati da voi. Girasoli della Lopede ai prossimi Smart Games. Forza ragazzi, vincete per tutti noi, forza! Forza Atleti Special Olympics, tutto il tifo è per voi. Giocate, gareggiate e soprattutto divertitevi. In bocca al lupo! Alessandro Baduini, siamo pronti. Lo Iodice Alessandro, team Ricciardi, bocciata. Qui siamo noi. Zero. Dieci punti. Grandissimi. Io ho visto in un accosto una boccia che si è fermata perfettamente all'interno dei 10 punti e nella bocciata invece, allora nell'accosto mi sembra che sia stato Sesamorò, Principe Federico, mentre nella bocciata lo Iodice Alessandro ha fatto una bocciata precisissima, ha spostato solo la boccia centrale. Vi assicuro che non è facile, ci ho provato anch'io e arrivato al centro di questi 40 centimetri da una distanza di 10 metri o colpire solo la boccia centrale spostando solo lei, tra l'altro, perché colpire così tanto per siamo capaci tutti, ma la precisione che hanno usato questi due atleti per ottenere il massimo del punteggio è stato fondamentale, bellissimo. Anche qui Alfonso aggiungo una cosa, avete visto il circolo Ricciardi che avevano i campi senza sponde, perché qui siamo entrati in un'altra disciplina. Siamo in Piemonte e in Piemonte si gioca la specialità del volo, dove non è prevista la sponda laterale, si gioca su campi in terra, si usano bocce in metallo, sono circa bocce da quasi 10 centimetri, 9 centimetri più o meno, quindi è una specialità diversa da quella che invece ha utilizzato la Sesamo di Ro, che giocava sui campi con le sponde laterali. Bellissimo risultato ottenuto da tutte e due le coppie. Tu di impianti ne hai visti tanti anche per il tuo trascorso da arbitro, no? Però sì, attraverso questi Smart Games ormai stiamo facendo proprio il giro dell'Italia e vedendo le varie situazioni risparmiamo qualche sopralluogo ai giochi nazionali. Sì, bellissimo vedere adesso, guarda, sono proprio curioso di vedere tutti i team dove si allenano, dove hanno giocato o dove si sono organizzati per creare questo campo. Certo, perché non era così scontato che tutti potevano partecipare quando abbiamo iniziato questo progetto all'inizio, ti ricordi, no? E io ho cercato di spingere tutti i team a uscire di casa e a giocare a bocce anche su un campo in erba, su qualsiasi campo si può giocare, basta organizzarsi. E allora intanto vedo e saluto Nicola Bettinelli, ciao Nicola, benvenuto. Allora, no, l'ho visto muoversi, ma non credo che non tiene il collegamento. Perfetto. Vai Marco. Vai. Quindi, circolo Ricciardi 3. L'atleta Arduino ha totalizzato a 17 punti nella disciplina dell'accosto, mentre il suo compagno lo Iodice Alessandro ha totalizzato 15 punti nella bocciata. Mentre per Sesamo Ro 4, Principe Federico ha totalizzato 19 punti nella disciplina dell'accosto, mentre Baduini Alessandro 15 punti nella bocciata. Quindi abbiamo la coppia del circolo Ricciardi 3 che ha effettuato 32 punti e la Sesamo Ro 4 34 punti. Ho inserito in GMS, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Thank you.
vi faccio un amico al lupo, vi auguro di divertirvi e soprattutto di dare sempre il massimo. Ciao! Allora, premiazione della divisione M2, le coppie del Circolo Ricciardi e della Sesamo Ro, gli atleti Francesco Arduino, Alessandro Lo Iodice e Alessandro Baduini, Federico Principe. Allora, passiamo alla divisione M3. In gara le coppie del Circolo Ricciardi, quindi 1, e Filo di Arianna, 2. Gli atleti Massimo Disirò, Gabriella Ribillotta, Duccio Battaglia e Federica Martino. Circolo Ricciardi, Disirò, Massimo, Accosto. Duccio Battaglia, team Filo di Arianna. Siamo Federica Martino, team Filo d'Arianna. Grandissime anche qua. Allora, abbiamo visto Filo d'Arianna, si sono creati un campo sull'erba, bravissimi, avevamo dato questa indicazione, andate sui campi d'erba che si può giocare a bocce tranquillamente, e infatti l'atleta Martino Federica ha fatto una bocciata da 10 punti, questo vuol dire che anche sui campi d'erba si può ottenere il massimo risultato. Poi vabbè, abbiamo visto ancora il Circolo Ricciardi, che faccio i miei complimenti perché hanno partecipato a questi giochi con tantissime coppie e anni fa si sono tolti una bellissima soddisfazione di partecipare a una manifestazione internazionale Special Olympics svoltasi in Canada. Ciao ragazzi della Ricciardi, complimenti. Quindi, Circolo Ricciardi 1, di Siro Massimo, ha totalizzato 12 punti nella disciplina dell'accosto, mentre Ribillotta Gabriella 9 punti nella bocciata. Filo di Arianna 2, Battaglia Duccio ha totalizzato 7 punti all'accosto, mentre Martino Federica nella bocciata 16 punti. E ti devi riattivare l'audio, Sonia. Sì, mi metto muta perché sennò rimbomba con l'altro PC. Sì, ma ho capito. Poi mi dimentico.
e poi mi dimentico. Allora, Circolo Ricciardi 1, 21 punti, e il Filo di Arianna 2, 23 punti. Inserito in GMS, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Allora, premiazione della divisione. Allora, forse questa non è la premiazione giusta. La premiazione giusta è Circolo Ricciardi 1, la coppia Ribillotta Gabriella Massimo Di Giro e Filo di Arianna 2, Martino Federica e Duccio Battaglia. Abbiamo segnato, lo cambiamo sui video. E allora abbiamo detto che i video che non sono che risultano un po' non corretti, li rifacciamo vedere tutti quanti, così i nostri atleti vedranno le cerimonie nella giornata che abbiamo destinato al recupero poi delle prove che non siamo riusciti a far vedere. Passiamo, intanto ringraziamo Moreno, il team Mattel, perché hai visto nel video è passato i nostri volontari aziendali, quindi un grazie per il sostegno dato in questi giochi e per esserci sempre vicino in occasione dei giochi nazionali ormai da diverse edizioni dei nostri giochi. E allora passiamo subito alla divisione M04, il Circolo Ricciardi 8 con gli atleti Luigi Carnevale e Sabrina Frigato. Abbiamo il Sesamo Ro coppia 1 con Andrea Ali e Federico Musazzi. Luigi Carnevale, Circolo Ricciardi. Federico Musazzi, Sesamo Ro. Presentati. Sabrina Frigato, insieme agli altri. Thank you.
Beh, Alfonso, qui abbiamo visto due performance di altissimo livello. Fare 51 punti nella prova di Accosta e nella prova di Bocciata penso che sarà difficile da superare, vedremo andando avanti. E invece ho visto chi ha fatto 36, la Sesa Morò, l'atleta Andrea Lì è stato sfortunatissimo, ha fatto una bocciata dove la boccia è passata in mezzo tra due bocce. Ora dovete pensare che le dimensioni della boccia variano tra i 900 e i 100 mm, quindi siamo intorno ai 9-10 cm di diametro, e la distanza che noi abbiamo messo tra i bersagli è proprio di 10 cm. Quindi vuol dire che ha fatto un tiro proprio perfetto per passare in mezzo a quelle due bocce. Io penso che se ci riprova non ci riuscirà mai più. Infatti, ecco. Sono irrivedibile proprio. Tra l'altro voglio dire una cosa su Andrea Lì, che nel 2015 ha partecipato ai mondiali di Atene conquistando una bellissima medaglia, quindi complimenti alla Sesa Morò e ad Andrea Lì. Io vorrei sentire... Perdonami Moreno, intervengo un attimo dalla regia. Alfonso, mi dai due minuti, continui a parlare con Moreno, devo sistemare una cosa? Okay. Assolutamente, assolutamente. Anzi, volevo sentire se c'era Nicola Bettinelli. Nicola, dici qualcosa, ci sei? No, sa che arriva che... Nicola, ti devi smutare, ma credo che non so se riesci, ti devi smutare il microfono. Intanto capiamo se riusciamo a parlare. Mi sono... Ho dei problemi con le cuffie, mi sentite adesso? Sì? No. Sì, sì. Sì, ti sentiamo. Sì, sì. Ho dei problemi con le cuffie. Va bene, Moreno, dai, su. Io credo che non ha problemi. Quindi, se, a meno che non gli cambia il collegamento internet, credo che... Andiamo avanti così. Sentirci, quindi figuriamoci a risponderci, insomma. È un po' complessa la cosa. E allora, Moreno, io ho visto tante divisioni qui che abbiamo fatto un lavoro, anche se comunque c'è il, diciamo, abbiamo dato un premio di partecipazione all'evento, no? Abbiamo ricreato quelle che sono le Divisioning Special Olympics, ma per capirci e per far capire a tanti altri, magari famiglie, tecnici, ma volontari che ci stanno seguendo, ma che cosa sono le divisioning ed in particolar modo nelle bocce? Come avviene questo processo di divisione? Bene, allora le divisioning non sono altro che creare il giusto girone per ogni singolo atleta, per ogni coppia, per far sì che ogni coppia possa gareggiare nel proprio livello di abilità. Quindi viene creata prima una scheda di valutazione tecnica che ogni tecnico per ogni atleta deve poi consegnare prima dei giochi nazionali allo staff tecnico nazionale, che valuterà questa scheda sulla base delle indicazioni che vengono date dal tecnico, e poi prima di iniziare i veri e propri giochi nazionali ci sono le divisioni, cioè delle partite, diciamo, di visione, dove noi staff tecnico andiamo a verificare che quanto scritto dal tecnico sulla scheda tecnica corrisponda esattamente alle abilità dell'atleta. Quindi ci sono questi due passaggi: prima la parte tecnico della società e poi la parte tecnica da parte dello staff nazionale. Una volta raggiunti e acquisiti queste informazioni, lo staff nazionale cerca, ci prova in ogni modo di creare cerca di creare queste divisioni, dividendo proprio per livello di abilità, dando a tutti la possibilità di gareggiare con il proprio livello di abilità. A volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo. A volte nel gioco delle bocce entra in scena il fatto che non tutti i giorni sono uguali agli altri. A differenza, per esempio, di sport molto fisici o dove c'è un tempo ben preciso, nelle bocce a volte c'è la giornata storta e la giornata in cui ti gira tutto a favore. Quindi può esserci quelle giornate in cui giochi la boccia e va da sola vicino al pallino, e c'è quella giornata che giochi mille bocce e non riesci ad andare vicino a pallino, per un insieme di fattori che poi magari strada facendo vi racconterò.
capito. Grazie Moreno. Marco, dopo ti coinvolgo anche a te, ovviamente, non scappi mica. Cioè, lì, ti vedo, Marco, che sei lì, tu c'hai un'esperienza unica da raccontarci, perché se non erro tu, insomma, prima di essere tecnico nazionale, sei stato un atleta partner, ma quindi poi questo magari ce lo racconterai dopo. Ma se vuoi poi ho l'occasione per raccontarlo, perché ho avuto modo di essere atleta partner ai giochi mondiali insieme ad Andrea. Me lo dici dopo, perché perfetto, facciamo proprio vedere un video. Intanto andiamo avanti con la nostra premiazione, perché eravamo credo fermi alla divisione 4, giusto Sonia? Aiutami, perché sì, poi mi esatto, okay, esatto. Quindi dobbiamo mandare in premiazione la divisione 4, ok? Sì, facciamo partire la premiazione. Sì. Ah, forse non è ufficializzato i punteggi, sì, ma... Prendiamo i singoli punteggi, sì. Allora, per il circolo Ricciardi 8, Fregato Sabrina ha totalizzato 23 punti nella bocciata, mentre il suo compagno Carnevale Luigi 28 punti nell'accosto. Per Sesamo Ro 1, Ali Andrea ha totalizzato 13 punti nella bocciata e Musazzi Federico 23 punti nell'accosto. Quindi Circolo Ricciardi 8, la coppia ha totalizzato 51 punti e Sesamo Ro 1, la coppia ha totalizzato 36 punti. Possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Premiazione della divisione M4, la coppia del Circolo Ricciardi 8 con Luigi Carnevale, Sabrina Fregato e Sesamo Ro 1, Andrea Ali e Federico Musazzi. E allora ringraziamo il volontario aziendale del team Mitsubishi, come avete visto nel video, fanno il tifo per Special Olympics, per gli atleti Special Olympics. Passiamo alla divisione M05, in gara le coppie dell'Olympic Club numero 3, Santo Cassini e Alessandro Ronchetti, e della Sesamo Ro numero 3, coppia 3, Carmelo Ceraulo, Francesco Micale. Scusate, sono a scambio. E allora, ripetiamo la coppia numero della divisione 5, le coppie in gara sono l'All Inclusive coppia 3, Cassini Ronchetti, e la coppia della Sesamo Ro 3, Micale Ceraulo. Attendiamo l'ok della regia. Un secondo, Alfonso, scusa. Ma tu sai, Alfonso, quanti sono gli atleti iscritti a questi Smart Games 2.1 per le bocce? Non lo so, attenzione, ma adesso non lo dici tu, però ho i fogli in mano, perciò ho bloccato Marco, ho detto andiamo avanti nelle divisioni. Era quello il motivo per cui ho detto aspetta, andiamo avanti con le divisioni di cui parliamo. Quanti ne sono, Moreno? Oh, 280 atleti, Scusa, no, quanti? 280 atleti, benissimo, auguri per i prossimi giochi nazionali in presenza, questo è veramente un in bocca al lupo a tutto lo staff delle bocce, che dovrà fare veramente miracoli per far gareggiare tutti questi atleti nei campi, ecco, perché non so quanti campi serviranno, ma poi i conti si fanno presto quando c'è l'iscrizione, no Moreno? Certo. Non so dove le andremo a prendere, però va bene. E allora partiamo con la divisione M5. Francesco Cane, Sesamo Ro. Alessandro Ronchetti, Team All Inclusive Bocce.
Camillo Ceraulo, Sesa Marò. Santo Cassini, team All Inclusive Coach. Moreno, quanta precisione, io vedo proprio, ho visto almeno allibito, sì. Allibito. Nel, in basso chi gareggiava, non ho, scusa, non ho visto in basso, in basso c'era la Sesamo Ro, abbiamo sì. Visto che nella Costo l'atleta è andato un po' in difficoltà, tra l'altro un atleta che io non ho mai sentito, quindi probabilmente non ha mai partecipato ai giochi nazionali di bocce, probabilmente era la sua prima esperienza, mentre invece c'è Raulo Carmelo nella bocciata, ha usato una tecnica particolare, cioè lui usava anche la rincorsa. Infatti. fondamentale usare la rincorsa, cioè se riusciamo a essere coordinati e a utilizzare tutta la parte le parti del corpo per andare verso l'obiettivo, possiamo raggiungere dei risultati sicuramente migliori, e Ceraulo l'ha messo in pratica, infatti ha sopperito ad alcune carenze del suo compagno, ecco perché mi piace tanto il gioco di squadra, il gioco di coppia che vince la squadra, no? Quindi laddove magari manca il compagno, ecco che l'atleta compagno di squadra entra a supporto. E poi abbiamo visto per quanto riguarda All Inclusive un atleta in carrozzina che ha fatto una bocciata da 10 punti, bravissimo. Questo è stato uno scontro lombardo, diciamo, c'erano in campo due società lombarde, infatti si è visto i campi della Raffa con le sponde, la società All Inclusive si allena sui campi di Asola, Mantova, complimenti, bravissimi. Bene, quindi All Inclusive 3. Ronchetti Alessandro ha totalizzato 8 punti nella disciplina dell'accosto, mentre Cassini Santo 13 punti nella disciplina della bocciata. Sesamo Ro 3, Michele Francesco 0 punti all'accosto, Ceraulo Calmelo 16 punti alla bocciata. Quindi All Inclusive 3 ha totalizzato 21 punti e la Sesamo Ro 3 16 punti. Possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Premiazione della divisione M5, gli atleti All Inclusive 3, Ronchetti Cassini e Sesamo Ro 3. Michele Ceraulo. E allora andiamo subito a vedere le prove della divisione M6. In gara All Inclusive coppia 2 e Filo di Arianna coppia 1, rispettivamente gli atleti Biazzi Manuel, Lovato Marco e Giovanni Ferrari e Mariella Spina. Vediamo. Manuel Biazzi,
Team All Inclusive Boccia. Sono Maria Latino. Team Filo d'Arianna. 5 punti. 3 punti. 3. 1. Sono Giovanni Ferrari. Team Agliana. 5. 3. Marco Lovato, Team All Inclusive. 3. Boccia. 5. Comunque voi delle bocce siete sempre migliori nella costruzione delle attrezzature, eh? Io non ho mai visto un gruppo, ma allora sia a livello nazionale che a livello di tecnici di team hanno fatto dei bersagli incredibili, eh? Cioè veramente bravi gli atleti, guarda che roba, è uno spettacolo, vedi? Davvero io mi emoziono, guarda, hai visto che è bocciata da 10 che ha fatto un'altra, guarda. No, questa vale 5. Bellissimo, guarda. Vediamo che risultato raggiunge All Inclusive, sì. Questa è All Inclusive. Riconosco per il bocciodromo, il bocciodromo di Asola, Mantova. Quanti 28. Punti valeva la boccia laterale, Moreno? Come? La bocciata laterale, quanto valeva? Quanti punti? 3 punti. Se 3 si punti. Sposta solo la boccia laterale, 3 punti. Se si sposta la boccia centrale insieme a una laterale, sono 5 punti. Se si sboccia solo quella centrale, 10 punti. 10 punti, ok. Non è facile, ve lo dico. No, ma che scherzi, no, lo so benissimo. Marco, veramente... punteggi. Sì, allora per All Inclusive 2, Biazzi Manuel ha totalizzato 8 punti all'accosto, Lovato Marco 20 punti alla bocciata. Per il filo di Arianna 1, Spina Mariella 12 punti all'accosto, Ferrari Giovanni 16 punti alla bocciata. Qui c'è un pari merito, E qui abbiamo un pari merito. Sì, perché sia la All Inclusive 2 che filo di Arianna, le due coppie hanno totalizzato 28 punti e possiamo dare il via alla cerimonia di premiazione. Allora, premiazione della divisione M6, coppia All Inclusive 2, Manuel Biazzi e Marco Lovato, Tiro d'Arianna 1, Giovanni Ferrari, Mariella Spina. E allora passiamo alla divisione M7 e cerchiamo di fare pure il commento proprio durante la. Dirla proprio così. Commentarla durante proprio che mentre lanciano gli atleti, proviamo a farlo un commento in diretta. Sì. Allora passiamo alla divisione M7, le coppie in gara: ASD Efesto, coppia numero 2, gli atleti Francesco Lazzarin, Virginia Rodero, e il figlio di Arianna 3. Con Giuseppe Martino e Rita Musmanno. Divisione M7. Arriviamo. Perdonami Dario, ma mi è andato via a me il collegamento, quindi non so se mi hai sentito. Thank you.
Virginia Rodero, Efesto, Focce. Comunque complimenti al team Filo di Arianna perché hanno fatto di necessità virtù sfruttando il passaggio d'erba tra le due superfici della pista d'atletica e tirando fuori un campo di bocce delle dimensioni quasi perfette. Sì, è vero. Filo di Arianna team. Quasi 10. Santarini, Francesco e Festo, bocce. È uno scontro tra campo in erba e campo sintetico. Non so quale è più facile o più difficile di campo. Delle particolarità dell'atleta che gioca a bocce è proprio quella di sapersi adattare al campo. Sì, sì, sì. Certo, quello in erba è abbastanza irregolare come superficie. Una boccia proprio che... 10. Grande, 10 mamma punti mia. Questa mamma mia, grande precisione, 3 punti, ecco, sì. bravi, davvero tiri di precisione sui campi dove c'è un po' di sconnessione è più difficile diciamo la bocciata sicuramente, mentre l'accosto in certi casi se si riesce a capire quali sono le pendenze si può raggiungere comunque l'obiettivo, perché sappiate che non esiste un campo da bocce uguale all'altro, anche nello stesso impianto dove ci sono magari 3-4 campi non c'è un campo che ha le stesse pendenze o le stesse scorrevolezze dell'altro, quindi ecco una delle difficoltà dell'atleta delle bocce è proprio quella di sapersi adattare al campo dove sta giocando. Ci sono delle salite, ci sono delle discese. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, quali salite possono esserci? Vi assicuro che una leggera pendenza di un campo può spostare una boccia lanciata con la stessa forza anche di un metro tranquillamente, nel senso che se noi usiamo uno strumento di precisione dove lanciamo la boccia da una stessa altezza, su uno scivolo ci può essere una differenza di un metro da un campo, cioè da una parte all'altra del campo. Quindi vuol dire che l'atleta deve avere molta sensibilità nel braccio, nelle dita, nel braccio della bocca. Moreno, se ti dico capacità di coordinazione oculo-manuale, ti viene in mente qualche sport? Beh, diciamo che... Diciamo che il gioco delle bocce è proprio quello più appropriato per la coordinazione oculo-manuale, perché l'ho appena detto, capacità di coordinazione, capacità di concentrazione, perché bisogna abbinare due cose fondamentali, questo, il cervello, la testa e il braccio, saper riconoscere... saper ricordare anche le forze che sono state date, perché il pallino non è fermo sempre nello stesso punto, il gioco si svolge in più punti del campo, quindi anche questa è una difficoltà maggiore per l'atleta. Magari nella giocata precedente il pallino era a una distanza di 6, 7, 8 metri e magari nella giocata subito dopo il pallino può finire a una distanza di 10, 11, 12 metri. E quindi saper dosare la forza in base alla distanza del pallino è una cosa difficilissima. No. Bene, per il team Filo di Arianna 3, Usman Norita ha totalizzato 14 punti all'accosto, mentre sono 15 i punti per Martino Giuseppe alla bocciata. ASD Efesto 2, Rodero Virginia 10 punti all'accosto, mentre 21 punti per Lazzarini Francesco alla bocciata. E quindi la copia del Filo di Arianna 3 totalizza 29 punti e Efesto 2 totalizza 31 punti. Inseriti i risultati in GMS, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione.
Promozione della divisione M7. ICB a pezzo 2 con gli atleti Francesco Lazzarini e Virginia Rodero, Filo D'Arianna 3, Giuseppe Martino, Rita Musmanno. Andiamo subito alla divisione M8, l'Efesto numero 3, coppia 3, con Giuliano Reali e Adriana Stefanini e il Ricciardi, Circolo Ricciardi 7, con Giuseppe Aragno e Roberto Chiatello. Facciamo capire la divisione M8. M8. Voilà. Stefanini, Adriana, Efesto, Bocce. Invece vedo un campo con le sponde, invece un altro campo senza sponde e su sabbia, però chiedo sempre conferma a Moreno, perché sono due campi che abbiamo già visto, la Ricciardi piemontesi, quindi giocano sui campi del volo senza sponde, campi in terra, però utilizzano le bocce della raffa. Vedete che sono bocce colorate, perché le bocce della raffa sono bocce sintetiche colorate. Giuliano, Efesto, bocce. Mentre l'Efesto, che sono quelli sopra, giocano sui campi della raffa con le sponde. Dai, Rabi. Grande, 10 punti. Bravo. Precisissimo. Vediamo, ecco. Tre punti, bocciata. Guarda, questo è quasi 10. Ha spostato quella laterale, 5. Poi ci sono le diverse tecniche. In questo caso, vedete, tutti e due gli atleti sono un po' a gambe aperte per trovare la giusta azione. Perché bisogna mantenere anche l'equilibrio prima di rilasciare la boccia, perché se rilasciamo la boccia che non siamo in equilibrio perfetto sulle gambe, rischiamo veramente di tirare la boccia a destra o a sinistra. Certo. Quindi l'importante è che l'atleta abbia anche una buona coordinazione sulle gambe. Moreno, tu quale consigli? Cioè, nel senso, immagina di allenare un atleta per la prima volta, parti da una posizione iniziale oppure dai spazio all'atleta, cosa preferisce lui? Allora, io ti dico la mia, poi ognuno la vede a modo suo. Certo. Io la prima cosa che faccio è dare in mano la boccia all'atleta e chiedere di lanciare la boccia per raggiungere un determinato punto sul campo senza dare troppe indicazioni. Questo perché? Perché il lancio di un qualcosa che noi abbiamo in mano, quante volte vi è capito voi di andare per esempio a fare un giro in montagna, trovate un laghetto e vi mettete a lanciare un sasso o a colpire qualcosa fermo in un determinato punto? Ognuno di noi utilizza una tecnica abbastanza spontanea e naturale. Non è detto che c'è una tecnica giusta e una sbagliata. L'importante è che ci sia coordinazione nel movimento, che ci sia controllo, che ci sia stabilità. Quindi io prima cosa faccio tirare la boccia e guardo se c'è questo controllo, questa stabilità sulle gambe, questa coordinazione. Poi al limite vado a correggere. Ci sono due scuole di pensiero. C'è chi dice, per esempio, che è meglio piede sinistro avanti per chi usa il destro, perché è un po' come richiamare la camminata, no? Piede sinistro avanti, braccio destro avanti. C'è chi invece utilizza piede destro avanti, braccio destro avanti per giocare la boccia. Ora, io conosco campioni di bocce che giocano in tutti e due i modi.
c'è chi ha raggiunto altissimi livelli giocando col sinistro avanti utilizzando il destro, c'è chi ha raggiunto altissimi livelli utilizzando piede destro avanti e braccio destro con la boccia. C'è anche chi gioca per esempio con le gambe allineate e la boccia la gioca passando in mezzo alle gambe. Anche questo è un modo, se uno si sente coordinato e raggiunge l'obiettivo, non vedo perché io devo andare a correggerlo. Ecco. Io la racchiuderei così. Io credo che un po' in tutti gli sport è stata data questa indicazione, vedo proprio in tutti i tecnici Special Olympics c'è il messaggio, non c'è una sola postura, capito, un diktat, un qualcosa di già costruito, ma c'è una ricerca di una posizione che dà più equilibrio all'atleta in pratica, no? Dove si sente magari più sicuro anche l'atleta nell'approntarsi, nell'avvicinarsi all'obiettivo. Bene, esatto. Peccato che non c'ho Nicola Bettinelli, che io so che Nicola su queste cose subito vuole dare il contributo. Invece ce l'ho. No, ma ci sono, ci sono. Vai lì. Ci sono, Nicola. Questo è un bel vai, grande, sono. sono d'accordo con tutto quello che avete detto. Prima cosa l'efficacia. L'efficacia del tiro, quindi indipendentemente dalla postura omolaterale, controlaterale, divaricata sul piano frontale, indipendentemente da quello l'efficacia, e poi andare a lavorare sull'equilibrio, sulla coordinazione oculo manuale e sulla fluidità del gesto, quindi davvero spingere tanto su questi piccoli accorgimenti piuttosto che ricercare un gesto specifico. Grazie Nicola, grazie. Io credo che sia il momento di Marco, questo. Vai Marco. Perché un po' mi perdo, quando c'è questo giro di si inizia a chiacchierare un pochino, poi mi perdo. Marco, pensaci tu, vai. ASD Efesto 3, Reale Giuliano 18 punti alla bocciata, Stefanini Adriana 7 punti all'accosto, Circolo Ricciardi 7, Aragno Giuseppe all'accosto 7 punti e Chiatello Roberto 15 punti alla bocciata. E quindi abbiamo un totale per Efesto 3 di 25 punti e per Circolo Ricciardi 7 di 22 punti. Si può dare il via alla cerimonia di premiazione. Premiazione della divisione M8. ASD, Efesto, coppia 3, Giuliano Reali, Adriana Stefanini e Circolo Ricciardi, coppia 7, Giuseppe Aragno, Roberto Chiatello. E allora passiamo alla divisione numero 9, atleti in gara per il Circolo Ricciardi, la coppia numero 12, Valentin Balalau, scusate, e Gabriele Zattarin. Per la stella speciale 2, Fabio Locci e Giacomo Pintus. Vediamo. Giacomo Pintus, stella speciale. Primo tiro, Gabriele. Questo è molto complicato con quel terreno. Decisamente il capo più originale che abbiamo visto fino ad ora, quello. Sì. Bravo, un parcheggio, il parcheggio è pieno di pendenze, anche quando sembra dritto c'è un ritorno se ci fai caso, vedi? Sì. Difficilissimo. Quarto tiro Gabriele. Però ha già ottenuto dei bei risultati perché è riuscito a piazzare la boccia già una volta e con questa siamo a due. Bravo. Okay. Vai. Però spirito di adattamento 10 lode. Bravo. Anche la bocciata, bravissimo.
Secondo tiro Valentin e a tre. Grande. Tiro Valentin. Fabio Locci, stella speciale. Via. Fuori. Quarto tiro Valentin. Tiro. E a sei. Fuori. Sei punti Valentin. Bocciata. Due atleti che fanno la bocciata stando seduti. Qui la difficoltà è altissima perché si deve utilizzare solo il braccio. Quindi ecco, ottenere questo risultato di arrivare a colpire centralmente la boccia è già un grandissimo risultato. Non è facile, Non è facile. In tutti gli sport si utilizza tutte le parti del corpo. Sì, guarda. E lui invece qua deve usare solo la parte del braccio e quindi capita appunto che la fuoriuscita avvenga come adesso, che esce storta, che non riesce a coordinare bene il movimento. Ed è anche difficile imprimere una certa forza. Anche. Bravo comunque, complimenti davvero. Ma vai Nicola, dici qualcosa, visto che sei stato in silenzio fino adesso. No, è bello vedere come davvero gli atleti riescano ad adattarsi indipendentemente dal contesto. Abbiamo visto giocare nel parcheggio e dalle situazioni in cui sono, da seduti, quindi questo fa vedere come le bocce possono essere praticate dappertutto e da chiunque. Questi due video sono davvero esplicativi di questa cosa. Grande. Vai Marco. Circolo Ricciardi 12, quindi addirittura 12 copie, sono tantissimi. Zattarin Gabriele 9 punti all'accosto e Balalau Valentin 6 punti alla bocciata. Stella speciale 2, Quintus Giacomo ha totalizzato 6 punti all'accosto, mentre Locci Fabio nella specialità della bocciata 5 punti. Allora, Circolo Ricciardi 12, la coppia ha ottenuto 15 punti e stella speciale 2, 11 punti. Inseriti in GMS, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Ciao ragazzi, so che è stato un inverno veramente difficile, ma non mollate, vedrete che l'anno prossimo riuscirete a sciare, continuate a divertirvi, continuate a fare sport, che è la cosa più bella del mondo. E... ciao! E allora, premiazione della divisione M9, Circolo Ricciardi 12, Valentin Balalau, Gabriele Zapparini, sulla speciale 2, Fabio Locci, Giacomo Pintus. Ok, passiamo alla divisione M10. A tre in gara per il Panda Torino, la coppia 2, Sergio Borelli, Emilio Liritano, e per il Circolo Ricciardi, coppia 9, Valentina Bolognini, Lorenzo Sorrentino. Mi chiamo Emilio Liritano, faccio la parte di Panda di Torino. Chi sei? Ormai il campo da bocce del Circolo Ricciardi lo conosciamo a memoria, perché praticamente in ogni divisione c'è una loro coppia. È vero. Mentre invece il Panda è un campo particolare, perché ha le sponde laterali, però è in terra. Mi chiamo Sergio Borelli, sono del Panda Torino. Cosa che nella raffa è sempre più difficile trovare i campi in terra, quindi questo è un campo probabilmente in qualche circolo, qualche oratorio, come si usavano una volta.
mentre qui vediamo qualcosa di mai visto fino adesso. Questo è un, cos'è? Un box? Una bocciata da parte dell'atleta Sorrentino del Ricciardi. Qui siamo su pavimento. Anche qua difficilissimo. Difficilissimo. Ha messo un tappeto di qualche materiale. Doppia superficie. Il primo tratto era sul tappeto, il secondo sul mattonello, ho visto. Sì. Bello. Bel video. Bene, abbiamo quindi per il circolo Ricciardi 9, 10 punti all'accosto per Bolognini Valentina e 14 punti alla bocciata per Sorrentino Lorenzo. Per Panda Torino 2, 13 punti all'accosto per Liritano Emilio, 16 punti alla bocciata per Borelli Sergio. Quindi circolo Ricciardi 9, 24 punti e Panda Torino 2, 29 punti. Inseriti i risultati, si può dare il via alla cerimonia di premiazione. Allora, partiamo con la cerimonia di premiazione. Ciao a tutti, siamo il Trio Medusa, sempre accanto a Special Olympics, un particolare in bocca al lupo a tutti voi che state per affrontare questa avventura incredibile. Gli Smart Games 2.1, siete in tantissime, purtroppo ancora non in presenza, anche noi per vostra fortuna non potremo esserci, ma la prossima edizione ci saremo. E saremo di nuovo tutti quanti insieme, questa sarà l'ultima in Smart Working. Ciao a tutti, in bocca al lupo! Allora, premiazione della divisione M10 SD Panda Torino, coppia 2, Sergio Borelli, Emilio Militano, circolo Ricciardi, coppia 9, Valentina Bolognini, Lorenzo Sorrentino. E allora, piccola pausa per noi, 5 minuti di break e ci rivediamo qui con tutti quanti. Regia. Mettetecela tutta, dai! Forza a tutti, mettetecela tutta che vincerete sempre! Special Olympics Italia, ho una lettera per sua figlia Viviana, posso portarla su? Ah, sì, quinto piano. Grazie. A nome di Special Olympics Italia, siamo felici di comunicarti che sei stata convocata per i giochi mondiali invernali che si terranno in Russia. Nel 2022 a Kazan. In Russia se c'è Putin mi riguarda pure lui. Se pensiamo a quello che è successo 40 anni fa circa, dopo la sua nascita, quando tutto sembrava nero, buio, le prognosi e le anamnesi più gettonate erano non sente, non uscirà mai, non nuoterà mai, camminare chi lo sa, parlare parlerà male. Oggi tutto questo è stato superato e l'idea che vada in Russia
fare gare di sci alpino è una cosa che ci pare impossibile, è un traguardo impossibile. La scoperta di Special Olympics con lo sport è stata una cosa, veramente una svolta, non solo per i progressi di tipo sportivo, fisico e clinico, ma soprattutto per la socializzazione, perché questi ragazzi difficilmente a 40 anni hanno molti contatti con i loro coetanei, comunque contatti continuativi, perché tutti hanno già una famiglia, un lavoro, non c'è tempo per stare al passo con un ragazzo speciale. Grazie all'attività sportiva di Eta Beta, cioè sorrisi che nuotano e che adesso sciano, e poi a Special Olympics, Viviana, come tutti gli altri ragazzi, è riuscita ad avere una dimensione sportiva e umana che veramente non avremmo mai immaginato potesse avere. Musica e sport sono stati per Viviana veramente dei trampolini di lancio che hanno permesso alla sua personalità di svilupparsi ed esprimersi al meglio. Viviana 3 anni fa si è rotta il crociato sciando e lì per lì abbiamo pensato tutti che forse Viviana non avrebbe più sciato, e invece poi Viviana dopo un anno ha vinto con gli Special Olympics italiani una sua medaglia d'oro e ha alzato queste braccia al cielo in un giubilo che insomma ti riempie il cuore, e quindi sapere che oggi ha avuto la notizia che rappresenterà l'Italia a Kazan, diciamo che è qualcosa che ti fa capire quanto la diversità sia niente poi. Mi chiamo Viviana, sono romana di Roma, sono nata qui a Roma, ho quasi 40 anni. Le mie passioni sono lo sci, il nuoto, il pianoforte e la pittura. Il mio sogno nel cassetto l'ho aperto stamattina con la comunicazione delle gare. Lo sport è la vita. Non vedo l'ora di salire su quell'aereo, sì, per raggiungere la Russia. All'inizio dei problemi di Viviana noi pensavamo alla guarigione, l'obiettivo secondo noi era la guarigione. Poi invece a Viterbo con il dottor Schirripa, che è stato veramente il nostro padre spirituale, neuropsichiatra infantile, lui ha detto: guardate che non è la guarigione a cui voi dovete tendere, è la felicità. Quindi questo è tutto lì. Non smetto mai di credere ai miei sogni, perché mi portano lontano, molto lontano. E allora facciamo rientrare subito i nostri ospiti, Moreno, Nicola, Sonia e Marco. Marco, mentre scorrono, quindi prego la regia di far scorrere le immagini dei giochi mondiali di Abu Dhabi, ti ho interrotto prima quando stavi parlando per motivi di tecnici, no? Però adesso facciamo un bel rientro dopo il piccolo break. Raccontaci un po' la tua storia di atleta partner e poi... E niente che dire, mi sono avvicinato così piano piano al mondo di Special Olympics. Mi girava tanto intorno ma non avevo mai diciamo approfondito. E poi niente, è una di quelle cose che poi quando ti tocca, niente, ti lascia il segno, non riesci più a farne a meno. E allora niente, mi sono proprio divertito all'inizio a giocare con i ragazzi. Ed era veramente proprio un divertimento, più ancora di quel poco che magari io potevo dare a loro, no? Era più veramente una cosa mia, mi riempiva veramente il cuore.
E poi che dire, ho avuto una fortuna immensa, veramente immensa, di essere convocato per rappresentare l'Italia come atleta partner ai Giochi Mondiali di Los Angeles nel 2015. Che dire, mi vengono ancora i brividi adesso, a solo ricordare, ormai sono passati 6 anni, ma veramente sembra ieri e niente. Ma letteralmente mi ha proprio cambiato la vita quell'esperienza, sotto vari punti di vista. Poi, tra l'altro, Moreno e Sonia riconoscono tutti questi motivi. E quindi davvero esperienza indimenticabile. Ancora adesso io la racconto come se fosse una delle esperienze più belle della mia vita. Marco, che cosa vuol dire essere atleta partner? Penso che la definizione tecnica sia un atleta normodotato che gioca insieme agli atleti Special Olympics. Questo è. E non saprei dirti di più, sinceramente. Ogni tanto io uso questa definizione, non so se è corretto o meno, ma dico sempre che l'atleta partner è l'atleta diversamente abile che gioca con gli atleti special. Ecco, un po' per ridere la frittata, ecco. Però no, davvero decisamente emozioni indescrivibili. Indescrivibili. Moreno. Beh, Marco ha fatto un percorso che ha bruciato proprio tutte le tappe, perché è partito da semplice volontario, poi è diventato partner, poi è diventato tecnico dell'associazione. E io con lui fin da subito ho visto una persona con delle capacità veramente notevoli. L'ho voluto all'interno dello staff, perché lui adesso ha parlato senza tirare fuori il cuore, ma è una persona che in tutto quello che fa ci mette il cuore. E quindi in Special Olympics questa è la prima cosa, veramente. Metterci il cuore in quello che facciamo. Esatto. Abbiamo il cuore tutti sulla maglia, e ricordiamo che questa maglia col cuore la riceveranno tutti i nostri atleti, quindi non chiedetecela perché la riceverete, cari atleti, quindi vi verrà inviata, spedita a tutti quanti i partecipanti. Abbiamo anche, scusa Alfonso, abbiamo anche Nicola che ha partecipato a tanti mondiali. Stavo per coinvolgerlo, vai Nicola, se hai il collegamento, però, perché lo vedo fermo. Infatti te lo dicevo, ecco. Moreno. So, quando lo vedo fermo non lo chiamo, capito? Vabbè, ci abbiamo la statua. Sì, è timido di me. Ha fatto anche lui l'esperienza che la porta nel cuore tutti quanti. Ok, allora Moreno, io ho da farti vedere una piccola sorpresa da farti vedere, quindi la mandiamo a tutto schermo e dopo due parole me le lasci te, dopo questa cosa qui, però. Va bene, vai, sono curioso. Un po' mi fai anche paura, però sono curioso. Guarda, poi vediamo che video parte, attenzione, aspetta. Video parte, sì. No, adesso... Non farmi piangere in diretta, sai che c'ho la lacrima facile. No, infatti ho detto mandala a tutto schermo, quindi tu non verrai visualizzato. Cioè, ah, ti okay, vedi però... preparo i fazzoletti. Ecco, ho già capito. In corsa ad Abu Dhabi, gli Special Olympics riservati alle persone con disabilità intellettiva, considerato il più grande evento umanitario e sportivo del mondo. Ieri un fantastico oro conquistato da Matteo Maggioli nelle bocce. Allora vediamo il servizio dell'inviato Andrea Fusco. È una delle medaglie più preziose dell'Italia. Le bocce premiano con l'oro Matteo Maggioli, autore di una grande rimonta. Verso metà gara... ho recuperato diversi punti e quasi verso la fine sono riuscito a vincere. Non è una disciplina semplice, occorrono doti precise, come spiega il tecnico della nazionale Moreno Gualtieri. Il gioco delle bocce è un gioco di concentrazione, bisogna coordinarsi tra occhio e braccio. La concentrazione per raggiungere la coordinazione oculo-manuale.
e questa è la loro difficoltà all'inizio. Devono concentrarsi e capire qual è la distanza che devono far percorrere alla boccia. Questa è una delle maggiori. Matteo, ogni boccia giocata è un passo avanti per lui. È riuscito in una partita dal 9-0, cosa che chiunque avrebbe detto è spacciato, è riuscito a mettersi e a concentrarsi sul campo e punto a punto è riuscito ad arrivare a un pareggio, che per me è stata come una vittoria. Quel che è certo è che il sogno di Matteo è diventato realtà. Racconterò che è stata un'esperienza più bella della mia vita. Vabbè, Alfonso, questa è una bella botta che mi hai dato. Allora, un'esperienza, ha detto Matteo, che, con cui tra l'altro ho condiviso anche la stanza insieme in quei giochi mondiali di Abu Dhabi. Matteo ha detto l'esperienza più bella della mia vita. Beh, non posso che essere d'accordo anch'io, perché io un'esperienza così bella come quella in vita mia non l'ho mai vissuta, davvero. E voglio raccontarvi questo retroscena di questa intervista che è andata poi sulla Rai. Il giornalista Rai, tra l'altro famosissimo, adesso io non mi ricordo il nome, ma l'avrete visto tantissime volte nelle trasmissioni sportive della Rai, è venuto ad intervistarmi al termine di quella famosa partita che è stata menzionata, cioè praticamente Matteo aveva appena raggiunto quel risultato sportivo così bello e lui si è presentato con questo microfono per intervistarmi e mi ha fatto subito delle domande, al che io, quando mi sono girato, ero talmente emozionato, avevo le lacrime agli occhi, il cuore in gola, che non sono riuscito a proferire parola. Abbiamo dovuto fare, cioè davvero, Alfonso, io l'ho guardato e gli ho detto scusi, ma io adesso non riesco a parlare, perché un po', ti dico la verità, Alfonso, in quel momento volevo vivere il momento della gioia con l'atleta, con Matteo, di quello che lui aveva appena fatto, cioè un'impresa sportiva sul campo, e quindi non vedevo l'ora di entrare in campo ad abbracciarlo. Per me in quel momento quel giornalista per me è stato quasi fonte di disturbo, cioè mi stava rovinando un momento di gioia, un momento di condivisione con il mio compagno di stanza, con il mio compagno di avventura, con l'atleta con cui abbiamo condiviso tanto prima di arrivare a quella partita lì. E quindi non sono riuscito a parlare, proprio non sono riuscito a parlare. L'intervista che avete visto adesso è andata in onda 2 giorni dopo, perché io in quel momento ero come una statua, come Nicola Bettinelli prima quando non era collegato, uguale, non riuscivo a esprimere parole. E poi con calma, 2 giorni dopo, quando mi ha intervistato, sono riuscito finalmente ad esprimermi e ha trasmesso poi questa intervista. Questo per far capire quanto le emozioni durante le manifestazioni Special Olympics sono veramente amplificate, quanto il cuore a volte subisce questi eventi, nel senso che l'emozione è veramente unica. Moreno, cosa ha portato a casa Matteo in 5 parole, dai? Cosa ha portato a casa? Ha portato sì. A casa... No, non mi riferisco certo alla medaglia, attenzione. No. Ha portato a casa una stima nei confronti di se stesso sicuramente maggiore di quello che aveva prima di partire. Ha raggiunto delle autonomie, ha capito quanto da solo può raggiungere dei risultati importanti, non tanto a livello sportivo, ma proprio a livello di qualità della vita. Ricordo delle situazioni, per esempio, mentre mangiavamo al ristorante, dove magari tutti si è portati ad aiutare, no? Ti vado a prendere, ti porto, e io invece aspettavo sempre lui che con iniziativa e con un inglese un po' alla sua maniera andava dallo chef e gli diceva: io oggi voglio mangiare la pasta al sugo, e glielo diceva in inglese, cosa che io non sono capace, per esempio, a spiaccicare parola. Ecco, ha spinto Matteo a essere più sicuro di sé. Ecco, secondo me Matteo è tornato a casa più sicuro di sé, più sicuro delle sue capacità, ma non solo sportivo, ma proprio di persona.
Grazie Moreno, grazie Marco per questo contributo. Andiamo velocissimi, forza, e partiamo con la divisione M11, da qui saremo un pochettino più veloci. Abbiamo i nostri atleti in gara: Nollini Zucchinco, Stefano Avaldi, Alessandro Chiesa e Circolo Ricciardi 13, Anna Berto, Giuseppe Seminara. Alessandro Chiesa, ASD, No Limits, Lodi. Adrenalina da lento rilascio per me, le bocce, perché sembra che si fermi, poi invece passa via. E questo è il bello delle partite di bocce, secondo me. Mi è piaciuto tanto il commento di Nicola, eh? Una chiamata adrenalina a lento rilascio? A lento rilascio, grande. Bello. A lento rilascio, perché arriva la volta, ma invece no, passa via, cioè che... a poter entrare tu col pensiero. Ma quindi il Circolo Ricciardi è passato da un campo in sabbia senza sponde a un parcheggio, quindi le varie coppie hanno anche avuto dei campi diversi. Stefano Avaldi, ASD, No Limits, Lodi. Eh sì, qua immagino che era sulla base della disponibilità della bocciofila, in base al periodo abbiamo avuto problemi a volte entrare nei bocciodromi qualche mese fa, non era così facile. Si sono adattati, complimenti. Non dimentichiamoci che c'erano lì un po' regole diverse un po' in tutta Italia, perché eravamo colorati in modo diverso, no? Non so se ti ricordi questa cosa, quindi chi poteva, chi non poteva, quindi ognuno si è un po' attrezzato per quello che poteva fare. Certo. Andiamo, Marco. Sì. Circolo Ricciardi 13, 5 punti all'accosto per Seminare a Giuseppe, 13 punti alla bocciata per Berta Anna Maria. ASD No Limits 5, all'accosto 10 punti per Chiesa Alessandro e Avaldi Stefano 8 punti alla bocciata. Quindi abbiamo per Circolo Ricciardi un totale di 18 punti e per la Circolo Ricciardi 13 e per la No Limits 5 18 punti. Inseriti i punti in GMS, posso dare inizio alle premiazioni. Ciao, sono Carmen Rocchino, atleta della nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Vi mando un grande abbraccio, forza ragazzi, non smettete mai di sognare. Allora, premiazione della divisione M11, coppia No Limits numero 5, Stefano Avaldi, Chiesa Alessandro e Circolo Ricciardi 13, Anna Berto, Giuseppe Seminara. Allora, ringraziamo per il contributo Carmen Lucchino e passiamo alla divisione M12. In gara le atlete dell'Acqua Marina Trieste, coppia 4, Matteo Basezzi e Maurizio Sepic, e della No Limits coppia 1, Andrea Aiolfi e Alexandru Mic. Andrea Aiolfi, ASD No Limits, Lodi. Vai! Matteo Basezzi, Acqua Marina Team Trieste Onlus. Grandissimo, subito con un 10 è partito l'atleta dell'Acqua Marina. Acqua Marina di Trieste. È come spigliato nel tiro.
come spigliato nel tiro, tiro una boccia e ne prendo un'altra in sicurezza proprio. In sicurezza, sì, 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 sì. E non ne sbaglia uno? No, li ha messi tutti dentro. Mentre ha messo anche la Nolini, ci ha messo un 10, grandissimo. Io veramente resto, questo tappeto diventa un bersaglio. Alexandru Mic, SD No Limits Lodi. Bellissimo questo impianto sia dell'Acqua Marina di Trieste sia questo impianto della No Limits, dove mi sembra di aver visto che è un semicoperto. Bello soprattutto per l'estate giocare al coperto, ma con gli spazi aperti. Purtroppo vediamo solo le bocce, ma tutte e due hanno limits, che l'Acqua Marina sono società storiche, nelle bocce hanno sempre partecipato e infatti si vede dai risultati. Ecco. Bene, non è 3, ovviamente c'è un errore, ma poi correggeremo. Comunque per sì, il segnaliamo team, questo video, Marco, segnaliamo questo video alla regia, dobbiamo recuperarlo nella prossima, insomma, nella giornata di recupero. Eh? Divisione M12 va recuperata, Dario. Sì, Acqua Marina è un 33. Ok Marco, vai. Ok. Per il team Acqua Marina Trieste 4, Basezzi Matteo ha totalizzato 17 punti all'accosto, mentre Sepic Maurizio 16 punti alla bocciata. Per la SD No Limits 1, Aiolfi Andrea 21 punti all'accosto, Mica Alexandru 9 punti alla bocciata. E quindi Acqua Marina Trieste 4 totalizza 33 punti e la No Limits 1 30 punti. Possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Ciao ragazzi, sono Mauro Marino, volevo farvi in bocca al lupo per gli Smart Games e naturalmente un saluto a voi cari atleti e amici di Special Olympics. Io sono qui seguendo la nazionale italiana di calcio per gli Euro 2020, ma seguo anche voi, in bocca al lupo, ciao! Prossima divisione M12, Acqua Marina Trieste, coppia 4, Matteo Casetti, Maurizio Sepic. SD No Limits, coppia 1, Andrea Aiolfi e Alexandru Mic. E allora ringraziamo Mauro Marino per il contributo nel videomessaggio. Passiamo alla divisione M13. Acqua Marina Trieste 2, gli atleti Alessandro Fuccaro e Riccardo Koslovic e fuoricentro coppia 1 con Nori Mariangela e Mirko Cesari. Alessandro Fuccaro, Acqua Marina, Team Trieste Andus. Vai, comunque che bello rivedere gli atleti che di solito vedevamo ai nazionali, è bellissimo. Tra l'altro vederli sui propri campi, cioè dove si allenano, una cosa che non ho mai avuto occasione. In casa loro, sì. Vedere anche il tipo di campo che utilizzano per allenarsi. Qua vediamo due campi diversi, un campo in terra e un campo sintetico. Bella anche, diciamolo, l'originalità nel creare il gioco, perché ognuno ci ha messo i colori che volevano. Chi ha utilizzato il verde, bianco, rosso, ma chi, come ha fatto l'Acqua Marina, ha utilizzato altri colori. Però sono chiari tutti, eh? Riccardo Koslovic, Acqua Marina, Team Trieste Onlus. Ciao,
Ecco, qui abbiamo Mariangela Nori, è un'altra campionessa, in questo caso campionessa europea, perché nel 2013 ha partecipato, se non vado errato era 2013, non vorrei sbagliarmi, ai giochi europei Special Olympics ad Anversa. Mariangela, anche lei ha avuto una crescita non in... grande, questo è un 10 punti che ha tirato, bravissima. Ma ancora calda, nonostante sono passati un po' di anni da quel giorno. Ma probabilmente si è allenata tanto, perché vedo che fa delle bocciate che non... Allora io non mi ricordo che faceva queste bocciate qua. Si è allenata tantissimo probabilmente, il suo tecnico l'ha allenata anche sulla bocciata. Le ragazze sono più precise nell'accosto di solito è il ragazzo, è la parte maschile che sfoga nella bocciata. Invece Tarso, un altro 10. Un altro 10, grandissimo. Allora, qui abbiamo Acquamarina, Team Trieste Onlus 2, Fucaro Alessandro 25 punti all'accosto, Kozlovic Riccardo 20 punti alla bocciata. Mentre per fuoricentro 1 abbiamo Cesare Mirko con 28 punti all'accosto e Nori Mariangela 28 punti alla bocciata. Infatti qui il punteggio finale non è 28 ma 56, come è 45 per l'Acquamarina. Qua hanno raggiunto dei livelli altissimi totali di punteggio. 56 ha superato quel 51 che all'inizio pensavo fosse insuperabile. Grandissimi, bravissimi. Quindi Acquamarina 2, 45 punti e fuoricentro 1, 56 punti. Inseriti in GMS, possiamo dare la cerimonia di premiazione. Ciao a tutti, sono Valerio Bernabò, ex giocatore della Nazionale Italiana di Rugby. Allora, state cariche per questi Smart Games 2.1. Io sono pronto, anzi prontissimo a fare il tifo per tutti voi. Un grande in bocca al lupo e soprattutto dai Special Olimpici. Allora, divisione M13, Acquamarina Trieste, coppia 2, Riccardo Kozlovic e Alessandro Fuccaro. Col centro, coppia 1, Mirko Cesari e Mariangela Nori. Andiamo alla presentazione della divisione M14, Acquamarina Trieste, coppia 5, con Roberto Abbondanza e Andrea Podreca. ASD Orizzonte Gela dalla Sicilia, la coppia Angelo Salvatore Mammano, Francesco Palmeri. Mammano Salvatore Orizzonte. Andrea Podreca. Che sono dalla Sicilia, Sì. Dalla voce si capiva. Ecco, qui abbiamo un altro campo, attenzione. L'Orizzonte sta utilizzando, a me sembra un campo da calcio, un campo da calcetto, qualcosa del genere, un campo in erba sintetica probabilmente. Sì, sembra proprio un campo di calcetto. Tra l'altro con un bersaglio bellissimo, sembra quasi stampato. Bello. Sembra stampato davvero. Sì, l'hanno fatto fare apposta. Conoscendo Natale Salucci, che saluto, è molto probabile che l'abbia fatto fare apposta questo bersaglio. Grande, vedete, ogni team si è organizzato per creare un campo da bocce, bellissimo. Wow. Che bei tiri che sto vedendo. Acquamarina Team Trieste Onlus. Vediamo le bocciata. Però io penso che i prossimi giochi nazionali vedremo delle bocciate che mai abbiamo visto nei giochi nazionali precedenti, perché abbiamo stimolato, secondo me, con questo gioco anche la disciplina, la specialità della bocciata, cosa che prima se ne vedevano poco. Palmeri, Orizzonte. Cambiato il colore della boccia, Moreno. Hai visto?
Comunque sì, sono degli esercizi che davvero possono rimanere a tutti i team e possono essere sempre tenuti allenati questi fondamentali durante l'anno e riproporli nelle gare. Penso che davvero rivedremo degli atleti cambiati. Certo, infatti lo scopo alla fine era quello, era dare la possibilità ai team, ai tecnici, di avere un qualcosa in più per allenare gli atleti, dare una possibilità in più sia per l'accosto che per la bocciata. E funziona davvero, perché vengono stimolati con questi bersagli, queste tre bocce. Anzi, io propongo anche per chi è all'ascolto di aggiungere, per aumentare la difficoltà, quando sarà possibile, per chi avrà la possibilità, di mettere il pallino in mezzo invece che una boccia centralmente, mettere il boccino, che è un po' il nostro bersaglio principale. Sì, passare da esercizi propedeutici a avere proprie situazioni di gioco, anche per aiutare gli atleti alla lettura del momento del gioco. Esatto, bravo, bravo Nick. Vai Marco. Bene, Acquamarina, Team Trieste, ONS 5. Podrek Andrea, 14 punti all'accosto e 25 punti alla bocciata per Abbondanza Roberto. SD Orizzonte Gela 1, 23 punti all'accosto per Mammano Salvatore e 13 punti alla bocciata per Palmeri Francesco. Anche in questo caso i risultati in video non corrispondono poi ai reali risultati delle coppie, perché Acquamarina 5 fa 39 punti e Orizzonte 1 36 punti. Possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Gli atleti che parteciperanno agli Smart Games 2.1. Premiazione divisione M14, Acquamarina Trieste, coppia 5, Roberto Abbondanza, Andrea Podrega, Orizzonte Gela, Salvatore Mammano, Francesco Palmeri. Passiamo alla divisione M15. In gara Corona Ferrea Nuoto, coppia 6, Daniele Gotti, Mauro Nova e No Limits, coppia 2, con Battista Giovanni Dione, Flavio Porchera. No, guarda, salutiamo Silvana Paoli. Silvana, sì. Ciao Silvana. Ti ho scritto, no, che l'ho fatto male proprio. Silvana, c'è in più l'accento lodicentrico, come la voce di Nicola, l'ho sentita un po' così. Ciao, salutiamo tutto il gruppo della Sicilia che ci sente. Ciao. Vai, facciamo partire dalle 15, Dario. Flavio Porchera, ASD No Limits Lodi. Mauro Nova, ASD Corona Ferrea. Questa voce l'ho già sentita? Qua sono di parte, io non... Vabbè, se vuoi parlarci un po' meno del campo della Corona Ferrea, che magari lo conosci. Allora, il campo, invece parto dal campo della No Limits, che è bellissimo perché vedete che è un campo semi coperto, è coperto, ha una tettoia ma è completamente aperto sul fianco. Tra l'altro questo è un campo vicino dove siamo andati a giocare nel 2009, Alfonso, tu ti ricordi perfettamente, i giochi europei Special Olympics, era un campo lì vicino a quell'impianto. Il campo esterno all'impianto, me lo ricordo. Esatto. Bravo, e questo è un bellissimo impianto per giocare a bocce, soprattutto d'estate, perché anche se piove non bagna il campo e si può continuare a giocare. Mentre la Corona Ferrea, questi sono gli atleti che io e Sonia alleniamo, ci alleniamo sui campi di Vimercate, un bocciodromo bellissimo, quattro corsie, che ci ospita, ringrazio i gestori che ci ospitano. È un bellissimo impianto. Le sue quattro bocce nerazzurre, interista per la ASD Corona Ferrea.
Giovanni qui, e qui ho dovuto dirlo perché Daniele è interista, ci teneva a dire che usa le bocce dell'Inter, quindi io sono milanista, ma in caso qua mi spiace, ho dovuto dirlo. Sei milanista, amore. Io sono milanista, ma per il mio atleta questo è altro. Ho menzionato. Abbiamo capito, io pensavo che non avessi difetti, invece adesso l'hai detto in diretta. Dicevo io, no, ecco, l'abbiamo trovato. Grande comunque, bello. Poi bellissimo nella raffa queste bocce colorate, guardate che effetto che fanno questi colori. Tra l'altro avergli detto che usa bocce nero-azzurre sta funzionando perché sta facendo dei tiri veramente... Sì, infatti mi ha stupito, ha fatto delle bocciate clamorose, cioè io resto stupito ogni giorno ad allenare gli atleti Special Olympics, perché veramente grande, veramente. Vai Marco. Allora, SD Corona Ferre a 6, Nova Mauro 6 punti all'accosto e 18 punti alla bocciata per Gotti Daniele. ASD No Limits 2, 13 punti all'accosto per Porchiera Flavio e 13 punti alla bocciata per Dione Giovanni. Anche qui Corona Ferrea non sono 3 punti ma sono 24 e No Limits 2 sono 26 punti e non 30. Inserisco il punto. Perfetto, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Ciao, siamo le ragazze dei 10 studenti di Prato e vogliamo augurare un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti degli Special Olympics. Impegnati negli Smart Games. In bocca al lupo! Divisione M15, premiazioni, Corona Ferrea Nuoto 6, Daniele Gotti, Mauro Nova e Non Limits, coppia 2, Giovanni Battista Dione, Flavio Portera. Passiamo alla divisione M16. Asad Biella, coppia 1, l'atleta Silvia Parisi e Antonio Zeno. E la coppia 6 dell'Asad Biella, Doriana Melis, Enrico Scaramal. Asad Biella, Melis, Doriana. Asad Biella, Silvia Parisi. Vogliamo l'occasione per salutare anche con la importante. Qui si sono inventati un campo su un corridoio all'interno dell'istituto. La cosa più difficile al mondo è giocare su un corridoio. Infatti come giocare sul ghiaccio. È come giocare sul ghiaccio, bravo. Non si ferma mai la boccia. Non si ferma mai e sente tutte le pendenze del mondo. Molte difficoltà qui per arrivare a bersaglio. Però complimenti, piuttosto che non partecipare, si sono creati questo campo all'interno del... Tra l'altro rischiando anche i muri e le piastrelle, perché giocare a bocce sulle piastrelle con Asad i muri... Biella, Enrico Scaramal, bocciata. Biella, Antonio Zeno, bocciata. Una bocciata contro un muro si rischia di fare anche un bel buco, eh? E anche un buco nello spinco di qualcuno. Vediamo se riescono almeno una volta a colpire, cosa difficilissima, fare una bocciata. Sì. Però si crea davvero l'occasione, cioè questa è stata l'occasione per creare i bersagli, per riprendere in mano le bocce, per pensare a dove fare. Comunque diventa davvero un'occasione per stare insieme, per fare qualcosa di momento. Salutiamo di condivisione.
Salutiamo gli amici del Piemonte, tutti quanti, li ho visti collegati, quindi un grande saluto al Piemonte, a tutti i team, a tutte le famiglie, un grande saluto alla Sicilia. Scriveteci da Facebook che vi mandiamo in onda il vostro commento. Sembra quasi un campo cerato, cioè diciamo sì, è come entrare in campo, è come entrare in casa quando ha messo la cera. Grandi, 5 punti, vuol dire che sono riusciti a ottenere un risultato. Bravi. Sì, e nonostante la difficoltà del campo, abbiamo per Azad Biella 1, 0 punti all'accosto per Pari di Silvia e 5 punti alla bocciata per Zen Antonio. Azad Biella 6, 0 punti all'accosto per Melis Doriana e 5 punti alla bocciata per Scaramal Enrico. E abbiamo un pari merito, Azad Biella 5 e Azad Biella 1, 5 punti e Azad Biella 6, 5 punti. Si può procedere alla cerimonia di premiazione. Ciao a tutti, volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti Special Olympics che prenderanno parte ai prossimi Smart Games dall'1 al 15 luglio. Forza! Premiazione della divisione N16, Azad Biella 1, Silvia Parigi, Antonio Zeno, Azad Biella 6, Doriana Melis, Enrico Scaramal. Allora, passiamo alla presentazione della divisione M17. In gara l'All Star Arezzo Coppia 1 con Silvano Cimosi e Melania Padovano e la coppia di Fuoricentro 2, Francesco Pocci, Dario Tufi. Tamara. Arezzo Onlus, Cimosi Padovano, tira Cimosi Silvano per accosto. Cimosi Silvano, ragazzi, scusate, ma io Silvano due parole le devo dire. A parte il campo che hanno creato anche loro, e qui ci scappa un'altra lacrima. Cioè tira la prima boccia subito 10, io Silvano lo adoro proprio, a parte il campo, un campo da bocce destrutturato, vero, un corridoio, però hanno aggiunto un piccolo tappetino largo, sarà 40 centimetri per ancora 10. Grande Silvano. Allora, Silvano ha partecipato ai mondiali di Los Angeles, grande persona, grande atleta, un abbraccio a Silvano e un abbraccio a tutta la All Star di Arezzo e soprattutto anche alle persone che sono dentro l'Istituto Agazzi, perché questo video è stato girato dentro l'Istituto Agazzi. Poi vedo invece nella Fuoricentro, anche qui abbiamo... sul campo, qui su campi della Raffa, ecco, Dario Tufi è un atleta storico delle bocce, da tantissimi anni partecipa ai giochi nazionali di bocce. Vediamo un attimino che risultato fa, grandissimo, subito parte con una bocciata da 5 punti. Ciao Silvano che mi ha salutato. E questi sono altri 5 punti di Tufi. Bellissimo sto campo sul corridoio col tappetino, ragazzi. Sono tappetini, cioè, tipo da Pilates, cioè spettacolo, alla sì, MacGyver sì. Proprio. Cioè io me li vedo adesso tutti i giorni che fanno la loro mezz'oretta a tirare le bocciate in istituto. Sicuro.
E poi ci prendono sempre. Ragazzi, 48 punti è un risultato altissimo. La coppia del fuoricentro, livello altissimo. Bravi. Anche questa strategia dei tappetini è bella, perché dà proprio da concreta alla traiettoria, cioè il campo da bocce è grande, i bersagli sono relativamente piccoli qua, si disegna la strada a terra e si può lavorare bene sulla traiettoria. Sì, un'idea di allenamento anche quella, creare delle traiettorie, sì. Bene, quindi fuori centro 2, poi c'è Francesco alla costa, ha totalizzato 28 punti, mentre Tufi Dario alla bocciata ne ha totalizzati 20. All Stars Arezzo 1, Cimosi Silvano 30 punti alla costa e Padovano Melania 15 punti alla bocciata. E quindi fuori centro 2 fa un totale di 48 punti e All Star Arezzo 1 45 punti. Ok, possiamo dare il via alla cerimonia. Audio Dario. Allora, produzione N17, All Stars Arezzo 1, Cimosi Silvano, Padovano Melania, fuori centro 2, Cocci Francesco, Tufi Dario. E andiamo a vedere la divisione M18, Amico Sport 2, Massimo Busso, Enrico Gentile, Stella Speciale 3, Diego Cocco, Samuele Paolo. Perdonami Alfonso, mi confermi M18, giusto? M18, sì. Grazie. Allora, ripetiamo in gara la M18, l'Amico Sport coppia 2 e Stella Speciale coppia 3. Diego Cocco, Stella Speciale. ASD Amico Sport, Enrico Gentile Accosto. Ma quello di sotto è un campo da bocce? Così, subito 10. Subito. Sì, sembra un campo da bocce, probabilmente del volo. Qui siamo in Piemonte, qui giocano al volo, è un campo all'aperto, senza sponde. Mentre sopra siamo in Sicilia, no scusate, in Sardegna, un saluto a tutti gli amici della Stella Speciale. Bello vedere anche le divise, in questi video ho notato alcune associazioni che utilizzano proprio Sport, Busso Massimo, bocciata. Le proprie, vedete, gli atleti anche in fianco che fanno il tifo per l'atleta in campo, in divisa tra l'altro, non vestiti in civile. Cioè probabilmente hanno proprio creato un evento, un momento per tutti, bella questa cosa. Momento di condivisione, che era un po' quello che volevamo.
farli tornare ad allenarsi, fare tornare a condividere degli eventi insieme, e questo è diventato per loro un evento di condivisione. Bello, mi piace. Vai Nick, di la tua, lo so che ce l'hai. No, sono davvero emozionato, ma perché rivivere i momenti anche tra noi, tra lo staff dei nazionali, è bello, e questo è come se fosse davvero un po' essere insieme e vedere momenti di sport. Io sto vedendo proprio degli atleti che giocano, quindi è emozionante davvero. Sì, vero. Tra l'altro abbiamo il piacere di commentarle, cosa che durante i giochi dal vivo non si può fare, perché dobbiamo assolutamente essere imparziali, quindi ci possiamo sbilanciare un po' di più questa volta. Vero, possiamo dirgli bravi mentre giocano, cosa che durante i giochi nazionali non possiamo fare. Qua la regola del no coaching è un po' saltata, bravo Marco, hai ragione. Sì, sì. È vero, bella questa cosa. Bravi! Grande, io resto stupito delle bocciate. Io non pensavo di trovare delle così belle bocciate. Quando avevamo pensato questi giochi, se vi ricordate, abbiamo detto: ma funzionerà, non lo so. Invece, bellissimo. Vai, Marco. Vado. Stella speciale 3, Cocco Diego 11 punti all'accosto, Paolo Samuele 13 punti alla bocciata. ASD Amico Sport 2, 21 punti all'accosto per Gentile Enrico e 8 punti alla bocciata per Busso Massimo. Stella speciale 3 fa un totale di 24 punti e Sport 2 un totale di 29 punti. Possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Ciao ragazzi, sono Gigi Samele, atleta della Nazionale di Sciabola, e volevo fare un grosso in bocca al lupo a tutti i 4.000 atleti che dal 1 al 15 luglio parteciperanno alla competizione di Smart Games 2.1 degli Special Olympics. Quindi, in bocca al lupo. Ora la premiazione della divisione M18, la coppia Amico Sport 2, Massimo Busso, Enrico Gentile, e Stella speciale 3, Diego Cocco, Samuele Paolo. E allora Nicola, io ti ho sentito, ti sei chiamato una domanda, l'hai nominato il coaching, quindi adesso mentre si fanno i commenti della divisione M19 e Moreno commenta, tu dici che cos'è questo coaching che vi danno in Special Olympics, va bene? Allora, divisione M19. È una regola interessante. No, non ti ho capito, scusami, stavo parlando. Posso? Che hai detto? No, ho detto che è una regola interessante perché si favorisce l'autonomia degli atleti in gara, vuol dire sì, che sì. Il tecnico, quando gli atleti sono in gara, non possono intervenire durante la partita dando dei consigli o dei suggerimenti, e è proprio bello perché è dovuto mettere una regola, ok, però mi piace perché davvero si vede gli atleti come si sono allenati e come giocano davvero in partita. Tutti i consigli e le indicazioni vanno date dopo, prima o dopo, ma in gara c'è solo l'atleta. Perfetto. Divisione M19, ASD Amico Sport, coppia 1, Paolo Ballatore, Daniele Galliano, e Stella speciale coppia 4, Luigi Altadonna, Sara Mercenaro. ASD Amico Sport, Paolo Ballatore, accosto. Ballatore. Thank you.
SD Amico Sport, Daniele Galliano, bocciata. Credo anch'io che con questo esercizio della bocciata vedremo in partita molte più bocciate. Gli atleti hanno preso confidenza con un fondamentale che è difficile, non viene allenato subito, invece così hanno preso una bella confidenza e chissà mai che nei prossimi anni vedremo molte più bocciate. Il rumore di una bocciata, che bello. Sì, è proprio adesso, tra l'altro, vedete l'atleta della Stella Speciale, Mercenaro Sara, che sta facendo la bocciata. Che questo fondamentale io l'ho avuta nel 2013, lei ai giochi europei, è una campionessa europea anche lei, e non l'ho mai vista bocciare, è sempre stata abbastanza sul punto, cioè giocare l'accosto. Quindi questi allenamenti possono servire in futuro per migliorare proprio un fondamentale nel gioco delle bocce. Brava, brava Sara, complimenti. Bene, e quindi Sara Mercenaro del team Stella Speciale 4 ha totalizzato 14 punti alla bocciata, mentre il suo compagno Luigi Altadonna 6 punti all'accosto. Mentre per ASD Amico Sport 1, Ballatore Paolo ha totalizzato 9 punti all'accosto, mentre Gagliano Daniele 8 punti alla bocciata. Stella Speciale 4 totalizza 20 punti, e a Microsoft 1 17 punti. Inseriti in GMS, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Il 5 per 1000 a Special Olympics Italia. Non costa nulla. Grazie. Premiazione della divisione M19. SD Amico Sport Coppia 1, Paolo Ballatore, Daniele Galliano. Stella Speciale 4, Luigi Altadonna e Sara Mercenaro. Passiamo subito alla presentazione della divisione M20. Credo che ci sia attesa per questa divisione, ho visto dei messaggi prima su Facebook. E allora presentiamola. Coppia ASD Giuliano Schulz 1, Marco Kersigla contro e Ilario Patruno. ASD Viceversa 1, Davide Consavella e Mattia Durante. C'è il tipo del Viceversa, vedi Anna Comitangelo, la salutiamo. Anna Comitangelo, ciao Anna, è tecnico della Viceversa. Viceversa, siamo in Liguria, mentre non vorrei sbagliarmi, il team Giuliano Schulz, siamo sempre in Friuli, sbaglio? Friuli, corretto. Esatto, infatti se vedete sono tutti e due campi del volo. Bravo, 10, team Schulz ha fatto un 10 adesso nell'accosto, come anche viceversa, vicinissimo al 10, cioè è proprio una lotta veramente a chi tira la boccia più bella. Ecco, qui il tecnico di viceversa sta facendo un errore, cioè le bocce non andrebbero lasciate sul tappeto perché potrebbero compromettere il risultato dell'atleta, cioè se si appoggia una boccia ferma già a posto potrebbe compromettere il risultato, però in questo caso non ha toccato niente. Comunque, però ci hanno fatto vedere come gli atleti si aggiustino al tiro. Primo tiro corto, poi un po' più lungo, poi un po' più lungo. Esatto, e adesso ho visto due tiri in bocciata contemporanei sul 10 punti, cioè una roba grandissima. Io non lo so, guardate, veramente quando abbiamo pensato a questi giochi mai mi sarei aspettato di vedere questi risultati. Avevamo anche paura di fare queste proposte, perché abbiamo fatto una proposta dove tutti gli atleti di tutti i livelli di abilità hanno giocato sulla stessa misura, sulla stessa distanza. E invece stiamo vedendo, guardate anche questa bocciata, grandissimo, bravo.
10 punti anche questa, clamoroso. Risultati veramente, io per esempio non riuscirei mai a arrivare a 48 punti neanche con la Bettinelli, veramente, cioè, ma neanche con Alfonso Masullo riusciremmo a raggiungere. Infatti. Assolutamente. Quindi vuol dire che le possiamo raggiungere di livello. Fuori. Bravi. Bravo, guarda, Marco. Attenzione, perché io un tiro ho fatto di bocce in vita mia, un tiro, e l'ho fatto su richiesta di Marco Basilio, che tu conosci bene. A voglia. Se riesci a colpire al volo quella boccia lì, ha detto ti offro io il pranzo. Io non avevo mai tirato, l'ho lanciato, l'ho colpita, si è girato, se n'è andato lui, Marco, e così poi mi ha dovuto offrire il pranzo, perché un tiro avevo fatto, pura fortuna, però l'ho lanciato così preciso. La classica fortuna del principiante. Bellissimo. Grande, vai, okay. Mario. ASD viceversa 1, 23 punti all'accosto per Consavella Davide e 25 alla bocciata per Durante Mattia. ASD Giuliano Schulz 1, Kersi Clamarco ha totalizzato 24 punti all'accosto, mentre il suo compagno Patrone Ilario 30 punti alla bocciata. Però. Quindi viceversa 1 totalizza 48 punti e Giuliano Schulz invece 54 punti. Però. Non 45 come sono segnati. Mario. Sì, e anche Roberto Antonelli che ci ha inviato i saluti, anche lui tecnico dello staff, il mio papà per la seconda volta. Ah, è davvero lui che ha costruito questa piattaforma. Attenzione, che poi voi lo sapete che i prossimi giochi nazionali perdiamo il cartaceo, le iscrizioni saranno tutte informatizzate grazie a Roberto, che è dello staff delle bocce qui, che ci ha aiutato nel costruire questa piattaforma, insomma, che ha raccolto le iscrizioni dei Smart Games, tra l'altro, no, Moreno? Grande Robby, un abbraccio a lui, a Laura e ai piccoli, tutti e due, grandi. Andiamo con le premiazioni. Allora, premiazione divisione numero 20, Giuliano Schulz 1, Marco Kersticla, Ilario Patruno, e viceversa 1, ASD Davide Consavella e Mattia Durante. E allora, passiamo alla divisione 21, in gara la coppia del Lone Star di Arezzo 2, Mattia Donati e Paolo Miralli, e la ST No Limits coppia 6, Marco Cori, Davide Savini. Sarezzo coppia Miralli Paolo, Cimosi Silvano, tira Miralli Paolo. Davide Savini, ASD No Limits, Lodi. Allora qui torniamo, l'impianto della No Limits, questa è la bocciofila Zeno di Lodi, che Nicola conosce bene, bellissimo impianto,
E invece la All Star, ancora siamo sulle corsie di gioco dell'Istituto Agazzi, corridoio costruito con questo bellissimo tappeto azzurro. Guardate poi i risultati che ottengo. Paolo, Donati Mattia, tira Donati Mattia. Bellissimo. Un saluto anche a Claudia del Tongo, credo sia lei il tecnico sta seguendo gli atleti della All Star. Marco Cori, ASD, No Limits, Lodi. Ecco, questi due atleti della No Limits io non li ho mai sentiti nelle bocce. Nicola, se mi sei d'aiuto, mi sa che sono due nuovi atleti. Chi ha fatto l'accosto sì, era su un'altra disciplina, secondo me, era su un'altra disciplina, mentre chi sta effettuando adesso la bocciata no, non l'ho conosciuto nemmeno io. Quindi nuovi atleti che si avvicinano, tra l'altro con risultati ottimi, guarda qua che bocciata. Bene, mi sa che i prossimi giochi nazionali dobbiamo dire ad Alfonso di o ci aumentano i giorni o ci aumentano i campi, perché ma guarda Moreno, dopo un anno e mezzo di stop io credo che se mettiamo 15 giorni di gare invece di farle online, 15 giorni vengono tutti lo stesso, quindi sicuro non ci saranno problemi. Quarto tiro sicuro. Dai, ma l'ultimo tiro, quarto tiro. Sì, facciamo 20 giorni di gara, dai Alfonso, ne abbiamo bisogno. Ma sì, dai, giorni. Facciamo un mesetto così almeno prendiamo largo, così facciamo anche un bel recupero fisiologico. Esatto. Gara la mattina e il pomeriggio escursioni. Grandi, vai Marco. All Stars Arezzo 2, Miralli Paolo 10 punti all'accosto, Donati Mattia 6 punti alla bocciata, ASD No Limits 6, Savini Davide all'accosto 3 punti e Cori Marco alla bocciata 13 punti. E anche qui un pari merito, All Stars Arezzo 2 16 punti e No Limits 6 16 punti. Risulta inserito in GMS, si può dare inizio al premiazione. Prego la regia di mandare la premiazione della M21. Arriviamo al secondo. E non vediamo l'ora, Moreno, di tornare nei nostri campi. Ciao ragazzi, so che il primo luglio inizieranno gli Smart Games. Mi raccomando, preparatevi, allenatevi, ma soprattutto dovete fare una cosa sempre. Divertitevi. Forza Special Olympics. La premiazione divisione M21 All Star Arezzo 2 Mattia Donati e Paolo Miralli, Nominic 6, Marco Cori, Davide Savini. Allora, divisione M22, in gara le coppie dell'Amico Sport 3, Paola Begliardo, Paolo Garino e l'ASD Scavalcando 1, Marco D'Annibale, Alessandro De Bonis. ASD Amico Sport, Paola Begliardo, accosto. Qui vediamo un altro tipo di campo. Cos'è questo? Un porticato, un portico? Sì, delle bocce da petanque. Se non bocce sbaglio. Da petanque, sì, perché sono quelle di metallo più piccole e sta giocando in accosto sotto un portico. Anche questo è difficilissimo. Vedete come le bocce seguono tutte le pendenze. Mentre Amico Sport, sempre sui campi del volo, qui siamo in Piemonte. ASD Amico Sport, Paolo Garino, bocciata.
È un nuovo team, il team Scavalcando? Il team Scavalcando non ha mai partecipato a un gioco nazionale di bocce, infatti è la prima volta che lo sento. Non mi ricordo che Scavalcando forse è Abruzzo, dalla Abruzzo, sì. Però ha fatto un 10 adesso, clamoroso, grande. Vabbè, ma fa, è un team che fa equitazione, Scavalcando. Ma dovrebbe essere un maneggio. Sì. Ecco. Fanno equitazione e siccome credo l'equitazione non era prevista dai Smart Games, ti ricordi avevamo detto possono partecipare in qualsiasi altro sport gli atleti e hanno scelto la tua prova Moreno, che te lo dico, gli Smart Games precedenti non te lo ricordi quanti hanno partecipato alle bocce, insomma. tantissimi. Siamo arrivati a 400 atleti, una roba del genere. Bravissimo anche l'atleta di Scavalcando nella bocciata, anche lui è riuscito a passare in mezzo a due bocce, anche qua è difficile, cioè un po' di sfortuna, comunque bravo, complimenti. Bello. ASD, Amico Sport 3, Begliardo Paola 10 punti all'accosto, Garino Paolo 6 punti alla bocciata. ASD Scavalcando Team 1, Dannibale Marco 1 punto all'accosto, De Bonis Alessandro 13 punti alla bocciata. Sonia, ti devi riattivare l'audio. Va bene, io credo se Sonia non ha il collegamento ufficializza Marco, eh? Scusa, sei ancora rimbombo. Ora, sport. Ti sentiamo male. Marco, ufficializza tu, per favore. Ufficializzo io allora. ASD Amico Sport 3 ha totalizzato 16 punti, mentre il team ASD Scavalcando 1, 14 punti. Procediamo con la premiazione. Elvira Cuccaro ci dice siete stati bravissimi Scavalcando un team che fa equitazione, è vero, fa equitazione, ce lo ricordiamo, ha ospitato anche un evento nazionale il team Scavalcando, salutiamo tutti i componenti del team. Ecco la fanzone del team Mattel. Amico Sport 3, Paola Begliardo, Paolo Garino, Scavalcando coppia 1, Marco Dannibale e Alessandro De Bonis. Ed allora passiamo alla presentazione divisione M23, Lasad Biella 2, Carrer Gobbo e no, scusate, Ermanno Oscar Carrer Gobbo e Fabio Trombini e Amico Sport coppia 4 Davide Pirone Silvano Rovelli. Asad Biella Fabio Tromboni. ASD Amico Sport Davide Pirone a costo. Piemonte, tutte e due. Ci abbiamo sempre il corridoio lì che è difficilissimo. Giocando una boccia una dietro l'altra, vedete come si correggono? Infatti adesso boccia corta, boccia nel cerchio, avete visto? L'Amico Sport. ASD Amico Sport, Silvano Revelli, bocciata. La cosa difficile in gara è proprio questo, che non si gioca una boccia una dietro l'altra, perché prima gioca un atleta, poi gioca l'avversario, quindi riuscire a tenere a mente quando una boccia è stata giocata troppo lunga o troppo corta. Queste sono anche difficoltà che i nostri atleti trovano in gara. Giocando quattro bocce di seguito si può correggere immediatamente l'errore, infatti vediamo che a volte le correzioni sono immediate. Bravi comunque.
Asad Biella, Ermanno Gobbo, bocciata. Come il rumore di un tuono durante un temporale. I tuoni, bravo, ci stavo pensando anch'io. Però colpisce, grande. Bene, quindi abbiamo ASD Amico Sport 4, Peirone Davide all'accosto 10 punti, Revelli Silvano alla bocciata 8 punti, Asad Biella Team 2, Tromboni Fabio 5 punti all'accosto, Gobbo Ermano 14 punti alla bocciata. Sì, anche qua mi sa sono troppo alti questi punteggi, un 18 e un 19. Vai, sì. Sonia. Sì, Amico Sport 4 totalizzano 18 punti e Asad Biella 2 totalizzano 19 punti. Inseriti, possiamo procedere alla cerimonia di premiazione. Ciao atleti Special Olympics, sono Umberto Pellizzari. Stabilito 16 record mondiali nella apnea profonda, vi mando questo messaggio perché so che siete impegnatissimi per gli Smart Games 2.1. Siete per me dei riferimenti importanti, vi ammiro molto, siete un vero esempio di concentrazione, voglia di lavorare, di sacrificarsi, siete veramente uno stimolo. Quindi vi mando un abbraccio virtuale, date il meglio di voi, non mollate mai e in bocca al lupo a tutti. Ciao! Passiamo alla proiezione di 2023, Asad Biella 2, Ermanno Oscar, Carrer Gobbo, Fabio Tromboni e Amico Sport 4, Davide Peirone, Silvano Revelli. Divisione M24, in gara le coppie Asad Biella 3, Serenella Canepa e Luciano Guglielmina. Special Team Gena 4, da Sassari, Sardegna, Antonio Chessa, Angelo Manca. Antonio Chessa, Special Team Gena Sassari. Asad Biella, Canepa Serenella, accosto. Quella, l'Asad Biella ha questo... La riconoscibilissima Mara. La voce di Mara, compagna. Però vedo che non siamo su un corridoio, ma qui siamo su un campo da bocce, questo è un campo del volo, mentre la Gena Sassari siamo su un campo della Raffa, grande, grande accosto. Dell'atleta della Gena Sassari. Qui vediamo, ho visto il tecnico che passa la boccia all'atleta, se non vado errato è il nostro Renato Fiori, a cui mando un saluto, tecnico storico delle bocce. Ricordo anche Luigi Fiori che faceva parte dello staff nazionale, che adesso non so se è ancora a Cuba. Salutiamo, dai, magari salutiamo anche Luigi Fiori che magari vedrà questo video, un grande saluto. Gli atleti della Sardegna nelle bocce sono sempre stati numerosi. Via Asad Biella, Guglielmina, Luciano, grande Guglielmina Luciano, mio compagno di stanza ai mondiali di Shanghai. Bellissimo. Bravo Nicola, ricordalo, bravissimo. E ha vinto sicuramente qualche medaglia. Era ormai 10 anni fa. Di più sì, che ma ha vinto un posto nel mio cuore. Forse 2007.
di più di 10 anni, sì sì, perché io non c'ero ancora quando avete fatto Shanghai. Forse era 2007. Quindi sono un po' più di 10 anni, Nicola. E quindi abbiamo Asad Biella 3, Canepa Serenella 11 punti all'Accosto, Guglielmina Luciano alla Bocciata 10 punti, Special Team Genna Sassari 4, all'Accosto 11 punti per Cassantonio e 8 punti alla Bocciata per Manca Angelo. Asad Biella 3 totalizza 21 punti e Genna Sassari 4 19 punti inserita. Possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Cari ragazzi dei Smart Games, so che sta andando benissimo, so che c'è qualcuno che è più contento, qualcuno che ancora magari deve greggiare, qualcuno che si è divertito, qualcuno che, ahimè, vuole rifarsi. Beh, questo è il principio dello sport e voi ne fate parte, anzi siete voi i nostri ambasciatori. E allora, premiazione della divisione M24, Asad Biella 3, Serenella Canepa e Luciano Guglielmina, Special Team Genova. Coppia 4, Antonio Chessa, Angelo Manca. E allora, Massimiliano Rosolino, avete sentito il suo saluto. E passiamo alla divisione M25, ASD Chaos, coppia 1, Davide Roncarati e Gabriella Spalenza. Special Team, Genna 3, Stefano Mura, Francesco Sechi. Francesco Sechi, Special Team Genna Sassari. Gabriella Spalenza, Chaos Bot. Bellissima la ripresa del team di Genna. Sì. L'inquadratura. È proprio come essere lì a vedere la partita. Salutiamo questo che quello che ha messo a posto le bocce, mi sa che è Francesco Sanna, salutiamo anche lui tecnico da tantissimi anni che segue la Genna Sassari, e un saluto anche al Chaos di Bologna, se non vado errato, Emilia Romagna, anche loro negli ultimi Stefano Mura, Special Team Genna Sassari, che hanno partecipato anche agli ultimi giochi nazionali che abbiamo fatto a Montecatini. Qui siamo su campi della Raffa, tutti e due. Mi piace un sacco vedere anche la preparazione, cioè quando prendono la mira. Guardate l'atleta del Chaos sopra adesso, in questo momento, il puntamento. Nicola, tu sai cosa vuol dire il puntamento, l'occhio che comanda. La programmazione del gesto, lì è tutto davvero, è il momento più importante, programmo il gesto, perché poi quando la boccia mi esce dalle mani io non posso più fare niente. Esatto, infatti dico sempre ai miei atleti, consiglio sempre ai tecnici, di chiedere concentrazione un attimo prima, bisogna riflettere su quello che dobbiamo andare a fare, è come dire penso prima quello che succederà dopo e lo voglio con tutte le mie forze. Bravissimo, grandi, vai Marco. Vado. Chaos 1, Spalenza Gabriella, all'Accosto ha totalizzato 8 punti, il suo compagno Roncarati Davide ne ha totalizzati 18 alla Bocciata. Special Team Genna Sassari 3, Mura Stefano 20 punti all'Accosto, Seghi Francesco 8 punti alla Bocciata. E abbiamo Chaos Bologna 1, totalizzano 26 punti, e Genna Sassari 3, 28 punti.
possiamo dare il via all'inizio della, possiamo dare il via alla premiazione. Meglio, campione italiano di nuoto e primatista italiano dei 200 metri stile libero. Vi volevo fare un grande in bocca al lupo per questi Smart Games. Forza. Allora, premiazione della divisione M25, SD Chaos 1, Davide Roncarelli, Gabriella Spallenza, Special Team, Gena 3, Stefano Mura, Francesco Cecchi. Divisione M26, All Star Arezzo 3, Stefano Capri, Nicola Moretti, Stella Speciale 1, Pietrino Carta, Luciano Scandagliato. Alzarezzo, Arezzo, coppia, Capri Stefano, Moretti Nicola, tira Capri Stefano. Pietro Carta, Stella Speciale. Qua vi invito a guardare lo stilo, lo stile di Carta, atleta della Gena. Guardate, vedete come si accascia bene e cerca la coordinazione. Bello, mi piace. Atleta storico anche lui. Scandagliato, Carta sono due atleti che da quando io faccio parte del mondo special li vedo sempre ai giochi nazionali. Grande, grande la Stella Speciale della Sardegna. Mentre gli atleti della All Star, Capri e Moretti, io non me li ricordo. Se qualcuno di voi si ricorda questi cognomi, forse sono atleti nuovi. Tra l'altro con la ripresa di questa videocamera sono così lontani che viene anche impossibile riconoscerli. Alzarezzo, Arezzo, coppia, Capri Stefano, Moretti Nicola, tira, Moretti Nicola, bocciato. Fatemi fare un saluto ad Angelo Badignani prima che mi ha fatto il commento delle dirette che vengo da Krypton. No, io vado a Sprite, capito? Quindi mio ricarico di zuccheri per le dirette, capito? Bottiglie di Sprite. Fondamentale la presenza dei tecnici comunque anche durante queste dirette. Wow, bellissimo sto 10. Grande l'atleta dello Star, una bocciata di precisione. Litissimo. Netta. Vedete anche l'impegno del tecnico che deve sistemare le bocce, perché se le bocce non sono sistemate giuste non gli diamo il punteggio. Questa rimbalzato, eh? Eh sì, gli è scappata un po' fuori. Comunque bello. Voglio sperare che abbiano messo una paratia qua in fondo, che non c'era qualche vetrata, perché le bocce... Non lo sapremo mai, a meno che non lo sapremo mai. Glielo chiederò alla Claudia se hanno spaccato qualche vetrata o... All Stars Arezzo 3, Capri Stefano all'accosto 25 punti, Moretti Nicola alla bocciata 16 punti, Stella Speciale 1, Carta Pietrino all'accosto 20 punti, Scandagliato Luciano alla bocciata 18 punti. Quindi All Star Arezzo 3 41 punti e Stella Speciale 1 38 punti. Inseriti, possiamo dare inizio alla cerimonia di premiazione. Ciao,
un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti Special Olympics Italia impegnati nello Smart Games 2.1. Ragazzi, sono con voi, tifo per voi, lo so che siete determinati, fatemi sapere tutti i risultati. Io sono Sonia, divisione M26, All Star Arezzo, coppia 3, Stefano Capri, Nicola Moretti, Stella Speciale 1, Vitrino, Carta, Luciano, Scandariato. Passiamo alla divisione M27, Asad Biella, coppia 4, Luciano Maino, Monica Moregola, Scavalcando, coppia 3, Alessio Ciaciò, Mattia Concistoro Di Giulio. Un minuto alla regia. Eh sì. Dai che... Allora, ricordiamoci che stasera stiamo tutti per tifare l'Italia, no? Tutti davanti allo schermo gioca la nostra nazionale, Italia-Spagna, quindi i nostri atleti faranno il tifo per l'Italia. Forza. Vai, Alfonso. Vai, fai partire il video, Dario. L'ho già chiamato. Ok. Asa Biella, Moregola Monica, accosto. Noi la vostra partecipazione, ciao Marco, Martini Valerio, forza. Questi campi già visti, li abbiamo visti prima. Asa Biella. Scavalcando nel portico del maneggio, probabilmente. Del maneggio, dai, su, è quello, l'abbiamo capito, su. Grandissimi. Tra l'altro, queste bocce della petanca, immagino che sono andati a comprarle proprio per l'occasione, perché se fanno solo maneggio, fanno solo... Ma, Morena, chissà se li rivediamo ai giochi nazionali proprio nelle bocce, non si sa mai, no? Ma io me lo auguro, perché no? Dai. Tra l'altro, sono le bocce dietro nel cerchio. Asa Biella, Maino Luciano. Comunque il team Scavalcando vince il premio per il campo più pittoresco, mentre il team Asa Biella vince il premio per la miglior speaker, decisamente. Voce mi hai tolto le parole di bocca. Scavalcando, tra l'altro, è la seconda volta che vedo una bocciata che passa in mezzo alle bocce, perché questa è sfortuna. Bastava un mezzo centimetro di qua o di là e qualcosa colpiva. E queste poi sono bocce più piccole, la classica boccia da raffa. Vai Marco. Asa Biella 4, Moregola Monica alla costo 2 punti, Maino Luciano 3 punti alla bocciata, SD Scavalcando team 3, Concistorio Di Giulio Mattia alla costo 8 punti, Ciaciò Alessio 5 punti alla bocciata. La coppia Asa Biella 4, 5 punti e la coppia ASD Scavalcando 3, 13 punti. Vai Dario. Possiamo dare via la cerimonia di premiazione. Ciao a tutti, volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti Special Olympics che prenderanno parte ai prossimi Smart Games dall'1 al 15 luglio. Forza! Divisione M27, Asa Biella 4, Luciano Maino, Monica Moregola, Scavalcando, coppia 3, Alessio Ciaciò e Mattia Concistoro Di Giulio. E adesso per la divisione M28, gli atleti di Liberty Fire Sport, coppia 1, Valeria Cavadenti, Davide Guidi, e Vivere Sport 3, Luca Gili, Giampiero Marchetti.
smettere di fare sport a costo. Un punto. Anche qui vediamo due campi diversi. Allora, vediamo nel liberi di fare sport, circolo bocciofilo, se non vado errato, Villa Adriana, dovrebbe essere nel Lazio. Quindi si gioca a raffa, vedete quello che hanno le sponde. Mentre il vivere sport siamo in Piemonte, infatti nei campi senza sponde. Liberi di fare sport dovrebbe essere di Tivoli, Tivoli proprio come città. Di Tivoli? Tivoli, sì. Villa Adriana è sotto Tivoli, ha ragione Moreno. Esatto, quindi Lazio, giusto? Sì. Perfetto, infatti Circolo Adriana dovrebbe essere, Villa Adriana, qualcosa del genere. Mentre vivere sport siamo in Piemonte, questo è il bocciodromo di Chieri, è una bocciofila famosa, importante nella specialità del volo, fanno tante punti. Manifestazioni, sì. Totale 9 punti. Bella vedere questa contrapposizione dei vari campi che vengono utilizzati, mi piace un sacco. Guarda che tour che stai facendo, Moreno, dai. Veramente, veramente, guarda Alfonso, un'occasione unica, sapere dove si allenano, come si allenano, che campi usano, anche le bocce, vedere il tipo di bocce che adoperano, perché non ci sono tante specialità, non so se ve l'ho detto, cioè c'è la raffa, c'è il volo, c'è la petanca, c'è anche una specialità che noi in Italia non adoperiamo, che è bocce sull'erba, bocce low ball, che è una specialità con delle bocce che non sono esattamente rotonde, si gioca in Bretagna, in Inghilterra, in Australia, ci sono tante specialità, beach bocce, c'è anche boccia paralimpica che si gioca in palestra con atleti con disabilità grave e gravissima che giocano in carrozzina, cioè le bocce sono un mondo che per chi non lo conosce veramente gli si apre un mondo a 360 gradi che dà opportunità a tutti. Sì, infatti abbiamo visto Moreno bocce, vediamo che dà possibilità anche ad atleti che hanno, diciamo, un'età, insomma, non sono più tanto giovani, no, di praticarla, certo. Ma anche ai giovanissimi, insomma, perché la vedo indicata proprio come dicevi. Certo. Vai Marco. Liberi di fare sport 1, Guidi David all'accosto 9 punti, Chiavadenti Valeria 10 punti alla bocciata. Vivere sport 3, Marchetti Giampiero all'accosto 8 punti, Gili Luca alla bocciata 13 punti. Liberi di fare sport 1, 19 punti e Vivere sport 3, 21 punti. Al via la cerimonia di premiazione. Ciao ragazzi, un saluto dalla mia Sappada. Molti mi dicono che vi state preparando duramente e seriamente per gli Smart Games. E allora, com'è il nostro giuramento che io possa vincere? Ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Questo deve essere alla base di ogni vostro allenamento, alla base di ogni vostra gara, di ogni vostra competizione. Poi, non dimenticatevi che tra qualche mese ritornerà la neve e quindi ci troveremo tutti quanti di nuovo qui a Sappada per la edizione invernale degli Special Olympics. Ciao e in bocca al lupo a tutti. Promozione della Division M28, liberi di fare sport, di dire in coppia 1 Valeria Cavadenti e Davide Guidi. E vivere sport 3 Luca Gini Giampiero Marchetti. E allora abbiamo visto il messaggio di Silvio Fauner, non vediamo l'ora di tornare sulle a tutti gli altri atleti, a tutti gli atleti in presenza, ecco questo è il nostro sogno. Passiamo alla divisione
M29, coppia in gara, Speedy Sport 1, Maria Pasqualina Porcu, Riccardo Puggioni, Vivere Sport 2, Rosa Irinot e Felice la Medica. Quella qua, Speedy Sport, mi sa che vediamo un altro tipo di campo. Cos'è? Non vedo l'inquadratura grande. Erba sintetica. È un sintetico, un campo da calcio probabilmente. 10, grande. Una cosa, Alfonso, che dicevamo adesso sul discorso dell'opportunità a tutti, se il gioco delle bocce fosse un gioco in scatola, sul gioco ci sarebbe scritto dai 3 ai 100 anni, cioè può praticarlo chiunque, in poche parole. È vero, è vero, è vero. Poi non so se ti ricordi, ma quando ne parlavamo proprio al centro bocce federale, no, a Roma, quando sì, ci eravamo visti, sì, sì, la occasione della formazione lì. Poi tutte quelle attività che avevamo pensato, che si erano pensate di promuoverle per la scuola sarebbe importante che si avviasse, insomma, un percorso per questa disciplina, no? Perché può essere anche generale. Tutte queste capacità messe in campo sono fondamentali, fin da bambini. No? Sì, tra l'altro è uno sport che qui mette sullo stesso piano tutti, nel senso che non c'è la necessità di avere una forza fisica per praticare lo sport delle bocce. Quindi nelle scuole è uno sport che mette tutti sullo stesso piano. Anzi, per assurdo, l'atleta che ha più la persona che ha magari più difficoltà motorie, in questo caso pareggia rispetto alla persona che magari ha un'esplosione fisica, riesce magari negli sport dove serve più fisico, quindi sì, nelle scuole. Ma Moreno, c'è una specialità che ho visto, perdonami l'imbarazzo nelle bocce, ma dove c'è molto dinamismo, c'è quasi una staffetta che si fa il volo, no, sulla sbocciata. Sì. Non so come si chiama questa specialità. È nella specialità del volo, si chiama proprio come l'hai chiamata tu adesso, la staffetta, volo? Dove l'atleta. Esatto, gli atleti hanno 5 minuti di tempo per correre da un campo, da una parte all'altra del campo, e colpire una boccia messa in un determinato punto, in una determinata distanza. Ci sono dei record mondiali che sono stratosferici, tipo 51 bocce colpite su 51 tirate. In 5 minuti vi assicuro che serve una preparazione atletica non indifferente per fare una roba del genere. Moreno, io così in te un pensierino ce lo farei per dare un po' di dinamicità e avvicinare anche i più giovani a questa disciplina, perché secondo me ho visto tanti atleti che praticano altri sport. Chissà se in Italia possiamo iniziare una sperimentazione di, cioè provarla in qualche modo, via sperimentale, anche se il regolamento internazionale, sai che non è prevista questa prova qui, no? Ma sul regolamento internazionale, poi se mi vuoi dare 2 minuti, se vuoi dico 2 cose, però se siamo nei tempi, sì, altrimenti domani abbiamo tutto un altro pomeriggio per parlarne. Dai, andiamo avanti, ragazzi. Avanti, avanti, Marco. Speedy Sport 1, Porcu Pasqualina alla costa ha totalizzato 16 punti, Puggione Riccardo alla bocciata 20 punti. Vivere Sport 2, Irinot Rosa all'accosto 15 punti, la Medica Felice alla bocciata 16 punti. Quindi Speedy Sport 1 36 punti e Vivere Sport 2 31 punti. Possiamo dare il via alla cerimonia di premiazione. Ciao, sono Carmen Rocchino, atleta della nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Vi mando un grande abbraccio, forza ragazzi, non smettete mai di sognare. Premiazione della divisione M29,
Coppia Speed Sport 1, Maria Pasqualina Porcu, Riccardo Puglioni e Vivere Sport 2, Rosa Ilinot, Felice La Medica. Passiamo alla divisione M30, Asa Varese 1, Jessica Fanelli, Fabio Filosa, Special Team Gena Sassari 2, Giampiero Schirru, Ignazio Schirru. Qui abbiamo una coppia storica e noi li chiamiamo gli Schirru Schirru. Io sono arrivato in special nel 2010 ed era già una coppia storica, nel senso che aveva già fatto la storia delle bocce Special Olympics, quindi figuriamoci adesso, siamo nel 2021, vedere gli Schirru Schirru in campo insieme ancora mi fa scendere la lacrimuccia, perché ciao, come ti piace? Jessica, ma che sport fai? Voce, e a che team appartieni? Asa Varese! Asa Varese, anche l'Asa Varese ormai da tanti anni partecipa ai giochi nazionali Special Olympics. Jessica da sempre gioca a bocce, bravissima atleta, vediamo un po' la sua performance. Anche qui un campo particolare, non riesco a capire cosa sia, se è un terra battuta. Non lo so. Non si capisce. O un cemento strano, non lo so. No, secondo me è un qualcosa tipo giardinetto pubblico. Bravissimo, un campo morto, un simil tartan. Sai, sì, cosa... Sì. Sembra. Bello, comunque vedete che mentre sta giocando Jessica sul campo in fianco si stanno allenando probabilmente a fare la bocciata, immagino. Ecco, uno dei nostri intenti era proprio quello, dare la possibilità ai tecnici e team... E con la... vorrei dire tu al posto, ma c'era anche il giubbetto del Milan, vorrei... Lo so, Asa, bravo, bravissimo, difatti parte subito spazzando tutte e tre le bocce, grande. No, ecco, cioè, l'idea nostra era proprio questa, dare questo stimolo a fare degli allenamenti mirati sulla la bocciata e l'accosto. Vedere adesso per esempio l'Asa Varese che sono in campo in tanti, chi fa la bocciata, chi fa l'accosto all'aperto, in un periodo anche brutto di pandemia, mi fa veramente piacere, perché era proprio il nostro intento farli andare a giocare all'aperto, ecco. Certo. Grazie, vai. Special Team Gena Sassari 2, Schirru Ignazio all'accosto 15 punti, Schirru Giampiero alla bocciata 15 punti, Asa Varese 1, Fanelli Jessica all'accosto 15 punti, Filosa Fabio alla bocciata 15 punti. Super pari merito, nonostante anche qui un pari merito, super sì. Pari merito. Gena Sassari 2 30 punti e Asa Varese 1 30 punti. Possiamo dare il via alla cerimonia di premiazione. Ciao ragazzi, un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno agli Smart Games 2.1. Divisione numero 30, Asa Varese 1, Jessica Fanelli e Fabio Filosa. Special Team, Gena 2, Giampiero Schirru, Ignazio Schirru. E allora andiamo alla divisione 31, Olimpia Recco coppia 2, Gianluca Fodde, Fabrizio Piombo, Vivere Sport coppia 4, Giorgio Griffone, Sergio Loverier. E facciamo un bel applauso a Dario però, perché non è facile. Grazie Dario! Cioè, chi ti collega qua vede magari la prova di bocce, però qua è ad orario continuato, diciamo così. Mi sto appassionando alle bocce. Ti sei innamorato, dì la verità. Fai parte del gruppo Bosco.
Le prossime giorni, Vi confido un segreto, Dario me l'ha detto, adesso lo dico ufficialmente, Dario ha avuto il nonno giocatore di bocce, vero? Sì. Ah, c'è un errore di questo video, scusate. Ti avevo appena finito di fare i complimenti e adesso... E poi non si fanno, l'ho detto pure l'altra volta, non si fanno mai prima. Lo so, infatti voluto darti, cioè, che ne so, era un incentivo, come si chiama? Premio? Noi che lavoriamo in questo settore, il momento che ci fai il complimento ci è distrutto. E allora metti questo video e andiamo, su. Guardate, c'è stato un problema sull'aggancio, ve lo faccio partire da metà e lo recuperiamo poi nell'ultima giornata. Ok. Bella. Qui siamo sul terrazzo. Gianluca Fodde, Olimpia Recco, bocciata, via. Olimpia Recco, siamo in Liguria. Mentre qui sotto... Cos'è? Vivere Sport? Vivere Sport. Qui siamo su un terrazzo, invece. Difficoltà mille, immagino, su questo terrazzo. Ci saranno chissà quali pendenze. Non lo puoi sapere, c'è l'inquadratura della telecamera che magari è in prospettiva, no? Quindi questo è il metro di più. Anche nelle bocciofile vedere un modo nuovo di giocare a bocce, almeno io quando ho fatto con i miei atleti i video, c'era gente che ci guardava, era lì che diceva: cosa sta succedendo? È stato un bel momento anche quello. Certo. La curiosità di capire che cosa sta succedendo. Vedere questo tappeto colorato messo su un campo da bocce per qualcuno è una novità, no? Mai visto. Di solito si fa la partita tradizionale, si tira il boccino e si cerca di andare vicino al boccino. Quindi vedere questo tappeto messo in mezzo. Vai Marco! Olimpia Recco 2. Piombo Fabrizio all'accosto totalizza 9 punti. Foto Gianluca alla bocciata 8 punti. Vivere Sport 4, Griffone Giorgio all'accosto 5 punti. Loverier Sergio alla bocciata 10 punti. Olimpia Recco 2, 17 punti. Vivere Sport 4, 15 punti. Diamo il via alla cerimonia di premiazione. M31 Olimpia Recco 2 Gianluca Fobbe Fabrizio Piombo Vivere Sport 4 Giorgio Griffone e Sergio Loverier. Allora ricordiamo, tutti i nostri atleti riceveranno la maglia col cuore Special Olympics e la medaglia dei giochi, quindi state tranquilli perché Sonia sta verbalizzando tutto, è lei che ha la carta che canta, così come si chiama, e quindi se i nominativi e i punteggi sono corretti, quindi arriveranno le medaglie ai rispettivi team e anche le maglie. E allora divisione M32 Olimpia Recco coppia 1 Castagnola Federico Luca Gandolfo e oltretutto 97 Oscar Mazzoleni, Matteo Polvara. Salutiamo Corrado che ci sta seguendo su Facebook. Grande Corrado Polvara, tecnico dell'oltretutto. Federico Castagnola, Olimpia Recco, accosto, via. Impostazione dell'atleta della oltretutto, accasciato completamente in terra e poi rilascio della... spettacolo. Bravissimo, bravo, guardate la precisione, bellissimo. Bravo. È andato su 10 punti. Bocciofila, vedete sullo
secondo bocciofila convegno, che è una bocciofila proprio sul lago di Lecco. Io sono stato non tantissimo tempo fa. Altri 10, È un fenomeno. Bravo. Mentre invece Olimpia Recco siamo sul campo ligure, quindi anche qua vicino 10, anche lui bravissimo, grande, grande accosto. Luca Gandolfo, Olimpia Recco bocciata. Via. Ora le due bocciate. Guardate, ecco, guarda l'atleta dell'oltretutto, lo stile usa una rincorsa, Non è facile, vedete? Bravissimo, non è facile vedere una rincorsa di questo tipo tra gli atleti di Special Olympics perché serve una coordinazione particolare. Usa due o tre passi, un, due, tre e poi rilascia. E tiro molto preciso. Utilizza tutto il corpo. Mentre sopra Olimpia Recco, un tiro più da fermo, però comunque preciso anche lui. Bravi. Grandi, qua mi sa che coi punteggi siamo altissimi, eh già, qui abbiamo i punteggi alti. Sì, infatti sono da modificare. Vai Marco. Comunque abbiamo Olimpia Recco team 1, Castagnola Federico 21 punti all'accosto, Gandolfo Luca 25 punti alla bocciata. Oltretutto 97 team 1, Polvara Matteo all'accosto totalizza 25 punti, Mazzoleni Oscar alla bocciata 20 punti. Quindi Olimpia Recco 1 46 punti e oltretutto 97 1 45 punti. Diamo il via alla cerimonia di premiazione. Divisione M32. Olimpia Recco 1 con Federico Castagnola e Luca Gandolfo. Oltretutto 97-1 Oscar Mazzoleni e Matteo Polvara. Allora passiamo alla divisione numero 33, ISD Over Limits, coppia 1 Marco Rigamonti e Diego Mauro Zegheni. Team Mille Sport, coppia 3 Fabio Fa, Magno Mocci. E là, qui abbiamo atleti di crema, Sì. Questo è un altro impianto bellissimo a crema, 6 corsie di gioco. È stata anche... E stanno rifacendo completamente. Sì, me l'hanno detto, stanno rifacendo i campi e tutto, ed è stato un impianto dove si sono giocati dei campionati europei non tanto tempo fa. Mentre sopra vediamo 2016. Mille Sport 2016, sì. Mentre sopra Mille Sport, sempre campi della Rafa, che ha appena fatto una bocciata da 10 punti, bellissimo, abbiamo visto dei nomi conosciuti. Mille Sport, Cagliari. Esatto, Mille Sport Cagliari. Fa Fabio, se non vado errato, a Los Angeles aveva partecipato come calciatore, se non vado errato. Sì, sì. Sì. Comunque, tutti e due campi della Raffa, vedete dove il sintetico, dove c'è il sintetico per l'accosto, bisogna essere molto, molto delicati nell'accosto, molto precisi. Guardate come rilascia la boccia per fare l'accosto, che sensibilità devi avere per andare sul tappeto, è molto difficile. Oh, grandi la bocciata i tuoi atleti, Nicola. Diego ce l'ha, il nostro cecchino. Bravo. Tutto merito dell'allenatore. E l'attenzione, questo vuole 10, vuole 10, no, si è fermato sul 5. Trovato così. Anche qui gran punteggio,
Bravissimo. Questo o era un die- o è un 10 o un 5. 5. Over Limits, Team 1, Rigamonti Marco, 18 punti all'accosto. Zagheni Diego, 18 punti alla bocciata. Team 1000 Sport, 3. Mocci Magno all'accosto, 10 punti. Fa Fabio, 25 punti alla bocciata. Over Limits 1, 36 punti. E 1000 Sport, 3, 35 punti. Diamo il via alla cerimonia di premiazione. E allora, premiazione della divisione M33, ASD Over Limits 1, Marco Rigamonti e Diego Mauro Zegheni, 1000 Sport 3, Fabio Fa e Magno Mocci. Passiamo alla divisione M34, in gara Asad Biella 8, Giuseppe Abbate e Marco Bonadeo, Over Limits 2, Alessio Rocco Guedini e Mauro Premoli. Asad Biella, Abbate Giuseppe, accosto. E qua è una sfida tra tecnici nazionali. Abbiamo tra tecnici nazionali, Tinelli contro Mara Scantamburlo. Ah, salutiamola la Mara, salutiamola. Ciao Mara. Mara. Dai, ci starà sicuramente vedendo, ci vedrà, insomma. Sì. Salutiamola. Grande. Ecco, questi tappeti che abbiamo. Adesso che mi hai detto Mara, dopo ti allora, dato che ce l'abbiamo in tempo, perché finiamo in tempo, ti chiudo in bellezza pure con una gara che ti ricorderà Mara, così almeno lo ricorda a tutti. Ok, ok. Volevo dire questa cosa sui tappeti che abbiamo fatto costruire, sia per i giochi in casa l'anno scorso, che ti ricordi Alfonso, no? Fatto con le foglie di carta, sia adesso con questi tappeti fatti con lenzuolo. Abbiamo pensato a questi giochi proprio perché diventasse un qualcosa che rimane al team, che rimane al tecnico come strumento proprio per continuare nel tempo a fare un certo tipo di allenamento mirato, perché veramente dare un punto di riferimento all'atleta in campo può aiutarlo a crescere, a migliorare le proprie capacità sia di accosto che di bocciata. Avete visto come gli atleti si migliorano da una boccia all'altro. Figuriamoci facendolo sistematicamente durante i mesi di allenamento e gli anni di allenamento. Può aiutare tantissimo. Over Limits, Team 2. Premoli Mauro, 13 punti all'accosto. Guerini Rocco, 18 punti alla bocciata. Asad Biella, 8. Abbate Giuseppe, all'accosto, 18 punti. Bonadeo Marco, alla bocciata, 13 punti. E qui i due tecnici non si vogliono far torto, fanno un pareggio. Over Limits 2, 31 punti e Asad Biella 8, 31 punti. Al via la cerimonia di premiazione. Ciao a tutti, sono Gian Valentini e questo messaggio è per tutti gli atleti special limits che sono impegnati negli Smart Games 2.0. Mi raccomando ragazzi, bocca al lupo, sono con voi, faccio il tifo per voi, semplicemente divertitevi, okay, divertitevi e mettetevi la vista. Vediamo tutti con voi. Divisione M34, Asad Biella 8, Giuseppe Abbate e Marco Bonadeo, Over Limits 2, Rocco Alessio Guerini e Mauro Premoli. E allora passiamo all'ultima divisione della giornata. Gli atleti in gara sono per la Over Limits, coppia 3, Giuseppe Borelli, Nicola Fontanella,
per il Panda Torino coppia 6, Alessandro Gabbai, Daniela Novello. Anche Alessandro Gabbai, ciao, atleta, insomma, ciao, che ne ha fatti diversi. Storico. Storico. E sono della Panda. Ciao ragazzi, un grosso bocca al lupo per questi Fan Games, noi siamo lì con voi, mettetecela tutta, forza! Forza ragazzi! Uniti dallo stesso spirito di sfida, noi del team Toyota siamo tutti insieme a voi, forza ragazzi! Ciao ragazzi, un grande Giuseppe tira in sottomano! Dai ragazzi, dai, 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 dai! Dai. Ciao ragazzi, noi di Toyota facciamo tutto il tipo per voi in questa giornata così importante. Siamo molto orgogliosi di tutti voi e sappiamo che stanno gravai. Forza! Attenzione, Panna Torino. Forza ragazzi, mettetecela tutta! In bocca al lupo! Forza ragazzi, siamo tutti con voi. In bocca al lupo! Forza campioni, siamo tutti con voi. Forza ragazzi, che abbiamo, Forza. Moreno, ti sei mutato il microfono, quindi non ti sentiamo. Ah, eccomi, scusate. Siccome stavo facendo il tifo, mi sono mutato, se no andavo sopra. Volevo dire questa cosa qua, che Nicola ha detto che l'atleta Gabbai Alessandro, storico nelle bocce, gioca tirando di sottomano, no? Molto semplice la cosa. Lui, arrivando dal Piemonte, in Piemonte si gioca la specialità del volo, quindi qualsiasi tipo di bocciata viene fatta al volo. Ecco che il tiro di sottomano, quindi con la mano girata in questo modo, prevede che quando colpisci la boccia al volo tende a fermarsi sul posto, quindi lui probabilmente ha seguito le indicazioni dei tecnici che gli hanno insegnato giustamente la disciplina che viene praticata sul posto. Ecco perché la specialità di lanciare la boccia sotto mano. Bravissimo. Perfetto. Bene, quindi per concludere oggi, Over Limits 3, Borelli Giuseppe all'accosto 5 punti, Fontanella Nicola alla bocciata 18 punti, Panda Torino 6, Novello Daniela all'accosto ha totalizzato 4 punti, Gabbai Alessandro alla bocciata 20 punti. E quindi Over Limits 3, 20 punti, e Panda Torino 6, 24 punti, e diamo il via all'ultima premiazione per oggi. Giasoli, a tutti gli amici Special Olympics, a tutti i partecipanti di questo Smart Games 2.1, un abbraccio e forza e coraggio, mi raccomando, mettetecela tutta, ciao! E allora, premiazione divisione M35 Over Limits 3, Giuseppe Borelli Nicola, e adesso non ci abbiamo la divisione M35, è questo? No, erano giusti i nomi, I nomi erano giusti, credo. I nomi mi sembra di sì. È sbagliato solo il numero sopra 34. E allora sì, mandala anche col 34, noi sappiamo che è la 35. Dai, facciamo la cerimonia di premiazione. A video, Dario, non ce l'abbiamo a video. Ecco, lo sto rimettendo che l'avevo levato prima per controllarlo. Ok, ripartiamo dalla mediana. Eccolo qua. Promozione divisione M35, Over Limits coppia 3, Giuseppe Borrelli e Nicola Fontanella, Panda Torino 6, Alessandro Gabbai, Daniela Novello.
Ed allora, ragazzi, siamo arrivati in chiusura, e abbiamo rispettato i tempi della diretta, dovevamo finire entro le 19, quindi ci siamo riusciti, anche se il programma era bello compresso, quindi non mi rimane che ringraziare Moreno per la sua presenza qui in questa diretta, Nicola, Marco e Sonia, grazie veramente, tanto saremo insieme con... C'è un ritorno d'audio di Dario, volevo ringraziare pure a lui, però ringrazio anche Dario Angelucci per la regia. Con le bocce ci vedremo domani pomeriggio, quindi alle ore 15, quindi partiremo dalla divisione M36 delle coppie, che ci siamo fermati qui, e andremo avanti con le altre gare. Saremo collegati domani mattina alle ore 9 per le gare di atletica leggera, e quindi facciamo il tifo per l'Italia tutti insieme, forza, che gioca contro la Spagna, a tutti gli atleti, grazie veramente di cuore, ci rivediamo domani. Dario, a te la sigla, via, a domani.